ascoltare tutti, quindi anche se ci scusiamo perché alcuni ci hanno raggiunto da lontano, i limiti di tempo saranno molto molto ristretti, però gli interventi saranno registrati, Riforma della Scuola farà un numero raccogliendoli e quindi insomma la sintesi non è perduta nella parola rapida e quindi può forse essere maggiormente sopportata da coloro a cui chiediamo questo sacrificio, perché io dovrò essere per forza un pochino severo. Bene, allora prima di dare la parola a Francesca Puglisi, credo che l'onorevole Renzi vero deve un po' lasciare poco dopo le 11 perché ha un treno alle 11.20 per un'altra importante iniziativa, quindi ne terremo conto un po' l'organizzazione dei lavori. Benissimo, la riforma della scuola voi la conoscete, il direttore Franco Fraboni con me, Rosanna Facchini la coordinatrice editoriale, torna a uscire, non è la prima ripresa, ne abbiamo fatte altre, ma abbiamo fatto bene, un'impronta di volontariato però molto qualificato e quindi insomma vi chiediamo di seguirci sia delle iniziative della convegnistica sia anche in rete con i contributi tanti che già abbiamo avuto in questi anni di ripresa di attività. È un nome che richiama una tradizione onoratissima che oggi si colora in forme anche diverse ma che resta molto importante. L'infanzia è sempre stata un tema centrale, non solo perché è il primo investimento per la crescita, si diceva giustamente per la crescita anche dal punto di vista delle attitudini alla socialità e alla cittadinanza, non soltanto alla buona crescita fisica, ma anche perché riforma si rivolgeva anche a un pubblico di insegnanti ma anche di amministratori, la carta giocata dai grandi movimenti dei comuni fin dagli anni 50 è stata quella insomma. Quindi insomma una grande tradizione che adesso rinverdiamo grazie anche a Francesca Puglisi che ha voluto con noi promuovere questo incontro, che parlerà del 1260 che è questo disegno di legge di cui lei è prima firmataria, che cerca di dare un riordine, un rilancio all'intero settore. Abbiamo ricevuto una mail importante di un collega molto bravo e significativo che ci chiede, ci dice tutto bene, ma è necessaria una legge, non è che si perde un po' di tempo, forse l'iniziativa immediata del governo potrebbe essere sufficiente, certamente. E infatti l'interlocuzione col governo da qui, la presenza di Renzi è importantissima, ma gli obiettivi che tutti noi abbiamo in mente, anche quel collega, sono così alti e ambiziosi e la situazione è così difficile che invece c'è proprio bisogno di un intervento di riordine e di risistemazione che rilanci una nuova fase, dia un coraggio, una nuova stagione politica e istituzionale a questa realtà dallo 0 ai 6 anni che ci sta tanto a cuore. Francesca Puglisi, senatrice della Repubblica. Riforma della scuola e il PD di Bologna per aver organizzato questo incontro e un ringraziamento non formale alle persone, alle tante persone che hanno condiviso questo percorso che sono qui in sala, molte interverranno dopo e poi alle persone che sono qui. Agli amministratori locali, al sindaco, agli assessori Pillati e Marzocchi, perché nonostante i tagli drammatici ai bilanci degli enti locali, in questi anni in questa regione e in particolare in questa città hanno continuato ad investire in una educazione, in una istruzione di qualità. E poi un ringraziamento al Presidente Marcucci per aver preso questo testo di legge e averlo immediatamente incardinato in settima commissione al Senato. Io non speravo in tanta celerità e soprattutto per la volontà che ha accolto di ascoltare tutto il mondo dei servizi educativi e scolastici, dei sindacati, degli amministratori locali, dei pedagogisti e degli educatori che ruotano attorno a questi servizi così importanti per la crescita del paese. E poi perché ho chiesto e sono particolarmente grata a Roberto Reggi per essere qui, perché questa è una di quelle cose
la politica promette questa legge da moltissimo tempo. È da molto tempo che noi diciamo di voler trasformare i servizi, l'asilo nido da servizio a domanda individuale a diritto educativo di ogni bambino e di voler generalizzare le scuole dell'infanzia. Lo abbiamo detto praticamente in tutte le campagne elettorali, è per la prima volta che grazie all'intervento di Roberto Reggi questa cosa è entrata a far parte delle linee programmatiche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e quindi davvero grazie, perché è come se un pezzetto di legge fosse già stata approvata dal governo Renzi avendola messa in quelle linee programmatiche di governo. E questa è una delle tante rivoluzioni che in modo veloce appunto il governo Renzi vuole fare, trasformando dalle promesse ai fatti molte cose che la politica ha promesso ma non ha mai realizzato in questi anni. E voglio essere breve per lasciare spazio alle tante amiche e amici che hanno condiviso questo percorso. Questa legge nasce da lontano, cioè dalle iniziative di legge popolari di Anna Serafini, che doveva essere con noi ma poi ha avuto un impegno alla Fiera del Libro di Torino, ma che è stata dopo la crisi di questi anni completamente riscritta proprio per rispondere a quella crisi. E infatti è stato particolarmente importante un altro appuntamento intermedio prima della scrittura definitiva del testo, che è stata la conferenza di Torino che abbiamo fatto 2 anni fa, e da lì è nato un gruppo di lavoro che ha coinvolto tanti esperti, il gruppo Nidi Infanzia Nazionale e gli amministratori locali. Gli esperti sono qui in sala con me, quindi io li ringrazio davvero: Tullia Musatti, Susanna Mantovani, Giovanna Zunino, probabilmente me ne scordo tanti, Franco Fraboni. Cioè abbiamo tanti contributi che sono arrivati per la scrittura di questa legge, che stiamo continuando a migliorare proprio con le audizioni. Io vorrei che questa giornata di oggi fosse un altro dei passaggi di ascolto per arrivare a perfezionare questo testo. Mi ha particolarmente colpito prima delle audizioni un incontro che ho fatto all'ANCI con Marilena Pillati. Da tutte le assessore alla scuola, da Torino a Palermo, è arrivata un'unica richiesta: approvate questa legge perché non ce la facciamo più, il sistema sta crollando. È da qui che nasce l'urgenza di rivedere completamente il sistema integrato 06. Perché? Perché appunto, lo dicevo prima, gli anni di tagli che hanno subito i bilanci degli enti locali hanno messo in ginocchio quei comuni che quei servizi educativi, come a Bologna, come in Emilia Romagna, ma anche in Toscana, hanno costruito da moltissimo tempo, e rendono impossibile la creazione di reti di asili nido soprattutto, ma anche di arrivare alla generalizzazione della scuola dell'infanzia nel mezzogiorno d'Italia, che quei servizi assolutamente non ha. E quindi in 2 parole, che cosa fa questa legge? Traccia i livelli delle prestazioni innanzitutto. Io vado più proprio sulla ciccia che molti amministratori locali chiedono a questa legge per rilanciare. Ha un respiro educativo, ne parlerà meglio di me Fraboni, la Mantovani, e contiene appunto quello che deve essere un sistema di qualità per fare cosa? Per combattere innanzitutto le disuguaglianze in questo paese. Lo sappiamo bene qui, le disuguaglianze si combattono se si investe in educazione di qualità sin dalla tenera età.
se tu riesci ad accogliere, ad integrare tutti i cittadini più piccoli che nascono in questo paese, ed è un'altra delle rivoluzioni che ha promesso e che sono certa realizzerà il governo Renzi, quella di far diventare i bambini figli di genitori stranieri che nascono e studiano nel nostro paese cittadini italiani, ecco, gli asili nido, le scuole dell'infanzia sono il primo luogo di integrazione, di sostegno vero anche alla genitorialità. E quindi tutto questo, il coordinamento pedagogico, la formazione continua degli educatori è contenuta nei livelli di qualificazione delle prestazioni, quindi livelli non solo quantitativi ma anche qualitativi che questo Paese deve raggiungere entro il 2020 per trovarsi davvero in linea, senza il bisogno che alcuno ci tiri le orecchie perché non abbiamo fatto bene i compiti. Il sistema chiama in causa lo Stato. Oggi lo Stato cosa fa? Della legge della scuola dell'infanzia, che è già a scuola, quindi per il 3-6, oggi lo Stato garantisce soltanto come media nazionale il 60%. Sappiamo che in questa città lo Stato fa ancora meno la propria parte perché copre soltanto il 18% dell'offerta. E tutto il resto è fatto dal comune e dalle paritarie private, che nel paese invece coprono soltanto il 12% le scuole comunali, mentre un quarto dell'utenza è servito dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole dell'infanzia paritarie private. Enormi disparità tra le regione e regione, sto pensando alla regione Marche, al comune di Ancona, facciamo un raffronto banale, il comune di Ancona ha il 100% circa della scuola statale dell'infanzia, il comune di Bologna ha il 18%, immaginate solo da questo dato come quale diversa ingessatura hanno i bilanci di due comuni che fanno parte bene o male tutti e due della stessa area centrale del paese, ma che appunto hanno un sostegno statale completamente diverso. Ma non parliamo poi dello 03, ho scoperto, perché ho già incontrato il direttore generale del Ministero del Welfare, Tangorra, che mi ha spiegato, io manifesto la mia ignoranza su questo, che un dato di quanto le regioni in realtà utilizzano dal Fondo per le politiche sociali per i servizi educativi, beh, ci sarà soltanto dal 2015 nella rendicontazione. Prima non esisteva e quindi certo, se si trasferiscono alle regioni soltanto un fondo indistinto per le politiche sociali, sappiamo che le regioni del centro-nord lo hanno utilizzato per costruire quella rete 03 che nella nostra regione ha già raggiunto e superato il 33%, nel resto del mezzogiorno d'Italia no, e allora perché questa legge è una legge che dà impulso alla crescita del paese? Perché lo vediamo, vedete, in modo speculare raffrontando i dati. In quelle regioni dove un sistema educativo e scolastico c'è, grazie ai sacrifici degli enti locali, in quelle regioni abbiamo un tasso di occupazione femminile che è paragonabile, che già risponde agli standard europei, e soprattutto abbiamo anche migliori livelli di apprendimento nei successivi gradi di istruzione e una maggiore efficacia delle azioni di lotta alla dispersione scolastica. Nel paese, nelle regioni dove abbiamo l'1,2% come in Calabria di presenza degli asili nido, lì abbiamo un tasso di occupazione femminile pari al Pakistan ed una dispersione scolastica che è semplicemente drammatica. Ecco perché noi chiediamo al governo e a tutti voi di lavorare insieme, di sostenere questa legge, di migliorarla laddove è migliorabile,
ma il nostro impegno con tenacia è quello di portarla a termine, di portarla in porto per mantenere finalmente una promessa che da troppo tempo abbiamo fatto. Propongo di cambiare un attimo la scaletta che ci eravamo dati, che era un po' basata sull'alternanza anche delle professionalità e degli orientamenti di lavoro, insomma sul tema, per permettere al sottosegretario Resi di darci il suo contributo. E quindi io chiederei subito al sindaco Virginio Merola e poi a Resi di intervenire. Penso che possiamo dare la parola a Resi alle 11:10, 11:05. Buongiorno, sì, oggi è una giornata importante. Presentare questo disegno di legge significa finalmente aprire, grazie all'impegno di tanti, in particolare dell'onorevole, della senatrice Puglisi, sistema integrato della scuola pubblica a livello nazionale. Questo significa affrontare tanti temi, ora vorrei sottolineare solo alcuni. Innanzitutto la questione di riuscire a creare gradualmente il poli dell'infanzia, cioè un progetto concreto 06 integrato che assume pienamente il fatto che la scuola, anche la scuola prescolare, è una funzione educativa fondamentale per cominciare fin da piccoli a riconoscere una questione fondamentale, cioè la lotta alla disuguaglianza si comincia dalla scuola. Tutte le ricerche scientifiche ci dicono che i nidi e le scuole dell'infanzia non sono solo dei sollievi per i genitori che devono andare a lavorare, ma sono anche un'importante funzione educativa. La legge finalmente questo lo riconosce e questo è fondamentale. Come conseguenza ha che si supera questa cosa, tutte generazioni di assessori e di sindaci si sono confrontati nelle infinite discussioni con i genitori. I nidi sono servizi a domanda individuale e lì si aprivano tutto l'elenco delle grandi distinzioni possibili tra le risorse e le competenze. Questa legge dice no, fanno parte, sono un servizio educativo generale e quindi è un diritto come servizio per la generalità delle bambine e dei bambini e la generalità dei genitori. È un passaggio epocale di riformismo concreto, non di declamazione. L'altro punto che voglio sottolinearvi particolarmente in questa fase è l'idea della compartecipazione, cioè lo Stato finalmente si fa carico con questa proposta del 50% a livello nazionale dell'offerta di scuole e nello stesso tempo le regioni e i comuni si devono occupare del rimanente 50%. Voi capite, nella situazione bolognese questo significa ad esempio un grande riequilibrio rispetto alle nostre percentuali. Che questo poi avvenga con sezioni dirette dello Stato o con risorse per permettere al comune di Bologna di sostenere il proprio impegno ci è completamente indifferente da questo punto di vista. L'importante è l'idea della compartecipazione, è il fatto che questi investimenti e questa spesa debba essere fuori dal patto di stabilità. Oggi il ministro Reggi ci ha dato una notizia importantissima per la nostra città: si è sbloccato con il parere della Corte dei Conti il tema del fondo per l'edilizia scolastica, quindi noi finalmente potremo partire per selezionare l'SGR e dare vita a questo fondo che ci permetterà, prima in Italia, attraverso questa sperimentazione, di poter realizzare 6 nuove scuole di nuovo modello, anche dal punto di vista architettonico, da come saranno organizzate la didattica, si darà conto di tutte le esigenze che ci sono di innovazione didattica di cui abbiamo un estremo bisogno. Questa proposta è condivisa fortemente dall'ANCI e quindi da tutti i comuni italiani, sicuramente condivisa dal comune di Bologna. Io credo che meriti di essere sostenuta perché ci darà la possibilità finalmente di affrontare i problemi. Voi sapete che nel bilancio del comune di Bologna, su 540 milioni che si è un po' ridotto dopo tutti i tagli di quest'anno, noi investiamo 140 milioni sulla scuola in generale,
molte delle nostre risorse, e giustamente continuiamo a dedicarle come priorità all'istruzione e ai servizi educativi, per continuare a farlo abbiamo bisogno appunto di questo respiro nazionale e di questi provvedimenti. Quindi io davvero sono soddisfatto di quanto è stato proposto e qui viene proposto, e penso che sia il modo giusto per affrontare questo tema. Noi realizzeremo anche l'istituzione, vogliamo sempre dare più centralità al tema della nostra scuola, a partire dal riconoscimento di una forte autonomia per quanto riguarda i programmi educativi e le attività. C'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di multidisciplinarietà, perché questa sarà sempre più anche una società plurale. C'è bisogno di integrare, di tener conto delle diverse culture che vivono in questa città. C'è bisogno di rafforzare il ruolo docente dei nidi e delle scuole d'infanzia. Questa legge stabilisce finalmente che bisognerà prevedere un'adeguata formazione, un titolo universitario nazionale specifico, ma anche che la formazione deve essere non solo fatta nei momenti di pausa, ma deve essere anche fatta sul campo all'interno dell'attività didattica. Noi vogliamo continuare su questa strada, anche superando il precariato. La legge ce ne dà finalmente la possibilità, quindi prevediamo di assumere i nostri insegnanti precari, che sono precari da troppi anni. Quello che è importante, visto che siamo in una sede PD, lasciatemelo dire, in questo periodo di estrema confusione, di stare nel merito e di parlare delle cose che abbiamo fatto e che continueremo a fare in questa situazione difficile, nel confronto con le organizzazioni sindacali che vogliono il confronto, nel confronto con tutti, sfruttando l'enorme risorsa che c'è nella nostra città, che si chiama partecipazione. Ma io per esempio intendo incontrare i rappresentanti dei comitati dei genitori su questo tema dell'istituzione, perché sicuramente il tema della partecipazione deve convivere in modo radicale col tema dell'istituzione. Quindi bisogna essere aperti a tutte le possibilità di intervento da parte delle famiglie. Quello che dico in questa sede PD, ora si combatte, siamo controcorrente, siamo l'unica forza politica che investe sul tema dell'istruzione, a cominciare dai nuovi rappresentanti del governo e anche nei comuni che amministriamo. Si fa molta disinformazione, a ogni disinformazione bisogna rispondere con quanto abbiamo fatto e con le nostre proposte, sapendo che uno dei temi fondamentali dell'innovazione, della ricerca che dovremmo discutere, questo tema dell'innovazione digitale, e interrogarci, a cominciare dalle scuole dell'infanzia, come questa rete, come il sistema di internet possa essere un'opportunità e non solo un problema, anche rispetto alla discussione scientifica. Vi faccio solo un esempio di cui sono molto preoccupato: fuori dalla scuola, così evitiamo polemiche, non può esistere che noi durante il terremoto, qualcuno mi si permette di dire che l'argine crolla, e siccome lo dice lui su Facebook che l'argine crolla, non c'è protezione civile, non c'è regione, non c'è azienda sanitaria che riesca a convincere quelli che vanno su Facebook che l'argine non sta crollando. C'è un problema evidentemente di informazione scientifica in questo paese, di cui parliamo da troppo tempo, ma non lo affrontiamo. Noi siamo quelli in questo paese, in questo comune, che possiamo cominciare anche ad affrontarlo attraverso questa istituzione fin dalla tenera età, perché questo tema diventerà sempre più importante nella nostra vita associata. La gestione delle informazioni, delle corrette informazioni, rispetto a chi ha la pretesa di avere la verità assoluta e non accetta nessun confronto, e chi ha la pretesa di mettere in discussione anche quello che la scienza ci dice, la scienza sperimentale, e i risultati che ha raggiunto. Quindi al mio PD, vedo Davide Ferrari, lo ringrazio per questa iniziativa, so che lui condivide, adesso si va avanti sulla strada delle riforme. Questo paese lo aspetta da 20 anni
è il momento in cui noi sosteniamo l'iniziativa di questo governo, fortemente voluta dai comuni, nel confronto vero con i cittadini, non con chi urla o che pensa che siccome urla ha ragione ad ogni costo. Non ci sono proteste che legittimano le interruzioni di manifestazioni libere di partiti. Quelle non si chiamano proteste, quelle si chiamano aggressioni, si chiama violenza. C'è bisogno di rimettere, come dire, una grande operazione di pulizia delle parole e del significato delle parole. Scuola è una bellissima parola. C'è chi la vuole riportare agli anni 70, uno slogan che uso sempre ogni tanto quando sono un po' sovraccarico: viva l'Angola, abbasso la scuola. Non è quello. Noi non dobbiamo ridurre i ritmi di apprendimento della scuola di classe, così come l'operaio riduce i ritmi di apprendimento della catena di montaggio. Buona lei! Si parla del futuro, si parla dei nostri giovani, si parla di sapere, di conoscenza e di istruzione. Più ne avranno, più potranno affrontare il loro futuro. Penso che possiamo ascoltare il sottosegretario Renzi. Grazie Davide per l'invito, per questa iniziativa. Grazie Francesca per questa iniziativa politica e amministrativa, perché grazie al tuo impegno e all'impegno di tutti quelli che hanno firmato questa legge e l'hanno portata avanti in questa fase di incontri, di consultazione iniziale che proseguirà, e oggi penso che sia proprio da vedere come il momento ulteriore di confronto porterà alla soluzione, mi auguro più rapidamente possibile, di una esigenza che le famiglie italiane hanno espresso in maniera diversificata negli anni, in modo anche molto vario nelle regioni italiane, per cui oggi ci troviamo ad avere situazioni molto variegate. Ma lasciatemi iniziare l'intervento con un ringraziamento al sindaco, perché grazie al suo impegno e alla sua determinazione ieri siamo riusciti a sbloccare un'opportunità grande per le nostre scuole nuove che andremo a realizzare nei prossimi anni, la rigenerazione delle scuole esistenti secondo criteri architettonici e progettuali che mi auguro saranno coerenti a un'innovazione dell'apprendimento che aspettiamo da troppo tempo. Esistono molte esperienze positive in Italia dove appunto grazie anche alla progettazione strutturale e infrastrutturale delle nostre scuole si riescono a ottenere risultati di apprendimento molto rilevanti, molto più rilevanti che in scuole progettate male. E questo fondo immobiliare che sperimenteremo proprio a partire da Bologna, grazie ai tecnici del Comune di Bologna e all'impegno del sindaco, darà modo di avere un polmone di investimento che non solo coinvolgerà le risorse pubbliche ma anche quelle private, dando quindi uno spazio di intervento molto più vasto rispetto a quello che potenzialmente potevamo avere fino ad oggi. Quindi annunciamo oggi insieme al sindaco lo sblocco di questa opportunità. Già la settimana prossima andremo in incontro al MIUR per sottoscrivere la convenzione e quindi sperimenteremo a Bologna un modello di realizzazione di infrastrutture per l'apprendimento innovativo, mi piacerebbe chiamarlo così più che edilizia scolastica, che spero potrà essere e diventare un modello per tutto il paese. Quindi grazie sindaco. Parto però dalla, non voglio ripetere le cose dette da Francesca prima e dal sindaco, ma vi faccio un attimo la situazione del paese dal punto di vista dei servizi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia. Abbiamo una situazione molto variegata con una copertura, diciamo, degli obiettivi sui servizi per l'infanzia
piuttosto bassa rispetto agli obiettivi europei. Noi sappiamo che il 33% è l'obiettivo di Lisbona, siamo a valori attorno al 14-15% complessivamente, mentre sui servizi per l'infanzia siamo vicini al 100%, ma purtroppo ancora in alcune zone del paese mancano totalmente questi servizi. Quindi il governo deve farsi carico di questo tema, lo deve fare con grande determinazione, tenendo conto anche di quelli che sono gli investimenti differenti che gli enti locali stanno mettendo. Voi avete, il sindaco in particolare, messo in evidenza l'investimento del comune rilevantissimo sulla scuola per l'infanzia. Vi potrei dire che dove ho fatto il sindaco per 10 anni la situazione è completamente diversa, perché lo Stato copre totalmente i servizi per l'infanzia. Il comune non spende neanche un euro per la scuola per l'infanzia, spende tanti soldi per i servizi per l'infanzia. Infatti abbiamo superato abbondantemente l'obiettivo di Lisbona. Però questo per dire, soltanto a 150 km di differenza c'è una situazione diversissima. Provate a immaginare cosa succede in alcune zone del sud, in particolare dove i servizi per l'infanzia non sono nemmeno conosciuti, oppure vengono realizzati in maniera molto improvvisata in appartamenti, no? Senza nessun tipo di controllo di qualità, senza nessun tipo di attenzione. Quindi questo è un altro tema che noi dobbiamo considerare, facendo in modo che ci sia un riequilibrio nell'investimento che ciascun livello di governo deve impegnarsi a mettere in questi interventi. Esiste poi un impegno già esistente del MIUR, del Ministero che rappresento, che oggi destina circa il 10% delle proprie risorse alla fase 0-6 anni. Quindi dei 53 miliardi del bilancio del MIUR, 5 milioni e 3 sono destinati più o meno, per un peso, ai servizi per l'infanzia più la scuola per l'infanzia. Se voi fate un calcolo semplice, 0-6 anni è un quarto, un quarto dell'età complessiva di cui dovrebbe occuparsi il MIUR, no? Il MIUR dovrebbe occuparsi da 0-24 anni più o meno, se una giovane rimane in corso. Quindi teoricamente dovrebbe investire il 25% delle risorse, non il 10%. Vi dico solo questo dato così come punto di riflessione, mi fermo subito, non è un impegno, è solo una riflessione, ma non vorrei che qualcuno lo prendesse così. Però quando ho guardato 2 mesi fa, quando sono arrivato al ministero e ho cominciato a guardare bilancio, ho detto dovrei trovarmi sui 0-6 anni 25%, dai 6, no, ai 12, altrettanto 25 più o meno, adesso poi e via. Non è così. Vabbè, però è un dato che volevo sottolineare perché tutti ne fossero consapevoli. Al di là di questa situazione di partenza, no, oggi noi abbiamo un problema molto serio che riguarda la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, che sono diventati davvero molto complicati da mettere assieme, un po' per la carenza di lavoro, un po' per i lavori nuovi che investono tempi molto diversi rispetto al passato, molto più flessibili, e quindi occorre un supporto dello Stato a fare in modo che questa conciliazione sia favorita, non ostacolata. Oltre a questo c'è un altro tema che non sfugge all'attenzione non solo delle persone più sensibili, ma di tutti, che siamo in piena emergenza educativa. In piena emergenza educativa, nel senso che le nostre famiglie fanno fatica a educare, la scuola fa fatica dopo il periodo di tagli che ha subito in questi anni, di difficoltà, la perdita di dignità a quale è stata sottoposta nonostante l'impegno degli insegnanti, degli agenti scolastici, del personale ATA, no? Quindi c'è tutto il mondo dell'associazionismo che soffre. Allora noi abbiamo una motivi in più per
trovare un modo per supportare queste agenzie educative che devono lavorare assieme sempre di più e sostenere nel loro compito. E questa legge si muove proprio in questo solco: dare un aiuto, conciliare i tempi di cura e di lavoro, a dare un aiuto a superare l'emergenza educativa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri in più occasioni ha ribadito che vogliamo ricostruire il Paese a partire dall'educazione, contrastando quindi questa emergenza, ma non solo, investendo pesantemente perché dall'educazione, no, verso i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri giovani, si possa ricostruire un Paese che è allo stremo dal punto di vista non solo economico e politico, ma soprattutto sociale. È a rischio la coesione sociale delle nostre comunità e dobbiamo ricostruire dando motivazione ai nostri giovani. Non a caso stiamo riproponendo il servizio civile universale a tutti i giovani che lo vogliono fare, non a caso. È un modo per dire, no, che dal servizio civile, dove appunto i ragazzi devono poter mettere a disposizione il proprio tempo per un periodo di 6 mesi, un anno per la comunità, che fa bene alla comunità, ma fa bene soprattutto a loro, e alla comunità, alla coesione della loro comunità. Quindi io vedo questa legge incardinata in questo investimento forte sull'educazione, e lì che abbiamo voluto che venisse inserito questo investimento all'interno delle linee programmatiche di mandato di governo. Mi hanno spiegato poi che le linee programmatiche di mandato del governo non sono come le linee programmatiche di un comune sindaco, dove su quello ti mettono in crisi seriamente, perché è la legge, no? Ogni anno devi fare lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato. Al governo il ministro le presenta, però poi anche se non le fa normalmente non succede nulla, no? Me l'ha spiegato dopo, io mi ero impegnato tanto a inserire le linee programmatiche. Comunque, detto questo, per quanto mi riguarda, per me rappresentano un caposaldo e il ministro penso che lo abbia capito bene che per il PD è un caposaldo questo, in ogni caso lo ricorderemo continuamente, e che quindi le risorse devono anche essere coerenti con questo obiettivo. Non a caso nelle linee programmatiche del governo c'è scritto che avvieremo un piano straordinario per l'infanzia, in particolare all'interno utilizzando i fondi di sviluppo e coesione e quindi i fondi europei per dare gambe, non soltanto teoria. Quindi questa è un po' la linea programmatica che ci siamo dati come governo. Questa legge ha una grande virtù, secondo me, coinvolge tutti gli attori, a pari dignità, coinvolge tutti i soggetti che ci devono mettere i soldi, e qui appunto si riequilibra un po' una situazione a macchia di leopardo tra i comuni, le regioni, appunto il governo e le famiglie, dove mette anche una quota alle famiglie, come è giusto che sia secondo me, ma coinvolge tutti anche nella progettazione pedagogica, non lascia da soli nessuno, non lascia da soli i sindaci a gestire situazioni di questo tipo, ma non lascia da soli nemmeno le famiglie, che non devono subire, no, l'azione, ma devono essere compartecipi, coinvolti nella progettazione. La qualità dell'offerta educativa è l'altro elemento fondamentale. Viene garantita la qualità dell'offerta educativa, comunque essa venga proposta. Il coordinamento pedagogico serve per garantire a un genitore che quando va in un servizio non si accorge se quel servizio, non dovrebbe accorgersi se quel servizio è gestito dal pubblico, dal privato, è garantita la qualità, il cittadino non deve trovare differenze di offerta educativa, non deve trovare differenze nella qualità dell'insegnante che si è formata in un modo
omogeneo e continua a fare formazione, formazione permanente, obbligatoria, continua. Oggi è assolutamente improvvisato, no, in molte parti del paese. La scelta poi che viene fatta è fortissima dal punto di vista dell'investimento economico. Si dice escludiamo questi servizi dal patto di stabilità. Cioè vuol dire che è una scelta di campo potentissima. Guardate che per il governo escludere dal patto di stabilità una spesa è come dare quei soldi in moneta sonante. È la stessa identica cosa. Perché vuol dire che con questa scelta politica si allargano i cordoni di qua e bisognerà stringerli da un'altra parte, perché poi bisogna mantenere l'equilibrio complessivo della spesa. Quindi è una scelta politica fortissima, fortissima. Per esempio, più risorse nella scuola d'infanzia, meno risorse alle grandi infrastrutture, no? Faccio un esempio, ma è così che funziona, eh? È così che funziona. Noi siamo orientati come governo ad andare in Europa a chiedere una modifica del patto di stabilità, nel senso che vorremmo introdurre la cosiddetta golden rule, cioè quella che garantisce la stabilità della spesa corrente e quindi il controllo della spesa corrente, sì, sì, e allarga invece gli investimenti produttivi, e per noi l'educazione è un investimento produttivo, è un investimento produttivo, ed è lì la scelta fondamentale di campo. E chiudo dicendo che il tema vero poi che appunto al di là delle cose che ho già detto che convince è che noi di tutte le valutazioni che vengono fatte anche scientifiche il modo migliore per contrastare le diseguaglianze e la dispersione scolastica è partire dai servizi per l'infanzia diffusi ovunque. Questa è la scelta di campo, la scelta politica, e quello che il governo si impegna a fare, ovviamente in accordo con tutti i parlamentari e le persone che ci hanno aiutato a portare questo provvedimento fino qui. Ci lavoreremo con grande impegno e vi chiedo di continuare a darci un sostegno. Grazie. Grazie anche all'attenzione della consigliera Santi Casali che si indicava giustamente l'orologio perché Reggi deve prendere il treno, per questo gliel'abbiamo segnalato la necessità dell'urgenza. Adesso direi di iniziare una serie di interventi molto importanti che ho un po' ripreso un po' dall'ordine con cui ho messo alfabetico, un po' da come sono state segnalate le loro richieste. All'interno di questi interventi avremo anche il senatore Marcucci. Quindi io comincerei, se siete d'accordo, con Franco Fraboni e poi Alberto Alberani e poi Susanna Mantovani, Farnella. Prego, quindi Franco Fraboni. Stiamo tutti intorno ai 5 minuti, purtroppo, però ricordo che è opportuno, se qualcuno volesse, sarebbe molto onorati, anche ricevere gli interventi scritti perché li pubblicheremo tutti. Grazie. Ma io esprimo molto rapidamente, vado per punti, per parole chiare, un plauso e anzi sfioro la lode a questa legge iniziativa del Senato che ha prima firmataria ovvero saluto Francesca Puglisi, qui con noi, che ringraziamo per il lavoro attivo che ha svolto molto di quello politico, istituzionale. Già negli interventi precedenti ci sono state già indicazioni, cioè messe a fuoco sull'aspetto istituzionale, ordinamentale, normativo e per certi versi curricolare di questo percorso 06 in qualche modo, quindi della scuola dell'infanzia nel suo complesso per i prossimi anni. Io non vorrei perdere però l'occasione non solo per così evidentemente per in qualche modo i capelli bianchi anche se non lo sono ancora del tutto, ma
non dimenticare quella che è stata considerata in fondo degli anni 2000 la grande bellezza, prendo vero un po' così come metafora, l'Oscar, vero, che è stato conquistato dal nostro paese, perché è un Oscar anche quello, cioè in 30 anni, dal 70 al 2000, questa primavera della scuola italiana, che non ha solo toccato la scuola dell'infanzia, ma la scuola di base nel suo insieme, e che ebbe nel 92, anzi nel 90, vero, la scuola poi dell'infanzia di Reggio Emilia, Diana, questa, vero, vuol dire, statuetta d'oro in qualche modo della scuola più bella del mondo, ma anche e soprattutto nel 2000, nel documento di Lisbona, nel report di Lisbona, si riprende l'esempio di Moren che ha coordinato quella commissione, vero, della scuola base italiana, indubbiamente la più avanzata e anche la più qualitativa, insomma, no? Nel 2000, con il più decennio successivo, è chiaro, vero, che ha buttato giù del burrone un po' tutto, ma vero, e questo non è solo così, la memoria, il ricordo di una stagione, ma è una stagione che ho trovato dentro al documento. Ho trovato dentro al documento, un documento politico, politico istituzionale, proposta di legge che non può certamente andare nella direzione in qualche modo di un'analisi più scientifica, più specialistica da un punto di vista psicopedagogico o altro, ma è indubbio che c'è questo sale, c'è questo profumo in qualche modo di quella primavera. Allora io vorrei solo ricordare, ma sono cose note, vero, che sul piano pedagogico quella scuola, diciamo, dell'infanzia che poi è precipitata, dicevo prima, vero, perché poi è chiaro, vero, la coppia Moratti-Gelmini ha distrutto tutto nel primo decennio, ma è distrutto, squalificato, dequalificato, cioè vero, l'ignoranza al potere è stata dal mio punto di vista e dal punto di vista squisitamente pedagogico in qualche modo. Ora dicevo, vero, quella era la scuola sul piano pedagogico della relazione, parlo della scuola di base di Rosa Gazzi, dell'autonomia di Maria Montessori, della fantasia di Loris Malaguzzi, e io chiamo l'infanzia scout, cioè del perché, del dubbio, di Bruzzari, sono in fondo, vero, le grandi figure di quella stagione e non possiamo, ripeto, rimuoverle come figure. E lo stesso per quanto riguarda l'identità didattica, è nota, è presente nelle nostre scuole emiliane, ma del nord, ma anche in certe zone del centro-sud, dove l'architettura, la progettazione, vero, conta moltissimo, ma è la scuola della sessione, intersessione, degli angoli didattici, dei centri di interesse, della collegialità, della gestione sociale e anche un po' delle aule didattiche decentrate, in qualche modo, le teche, i parchi, che sono fuori dalla scuola. Questo non è un elenco, vero, in qualche modo, così, di una Marcord, no, questo io credo che sia il vero carburante, insomma, per ripartire, perché stiamo ripartendo, si è fatto questo azzeramento e stiamo ripartendo, quindi il progetto, insomma, di un vero, dell'iniziativa del Senato va assolutamente accolto, io lo trovo perfetto in tutti i 14 vero, articoli, cioè è difficile, vero, andare a trovare qualcosa che così su cui, ma credo che sia. È chiaro che ha tenuto conto della composizione del Senato, della Commissione, voglio dire, ma in alto è andato e quindi è vero, in qualche modo una mongolfiera, insomma, che vorremmo toccasse il cielo. Ringraziamo molto Franco Fraboni, conduce con noi Riforma della Scuola, Alberto Alberani, e poi voglio ringraziare anche Tullia Musatti, che non avevamo segnalato, che ci ha voluto ugualmente raggiungere, che ha collaborato con Francesca, come si è detto, e ci onora della sua presenza e mi auguro anche intervento. E dopo Alberto Alberani, la professoressa Susanna Mantovani e poi Osacca dell'esigenza. Grazie Davide. Questa è la memoria che, come
ACI, che è l'Alleanza delle Cooperative Italiane, ho presentato in Senato e che è sul sito, dove come cooperazione sociale Lega, Confedic, esprimiamo alcune riflessioni rispetto alla legge. Quindi semplicemente vi illustro 4-5 punti per essere sintetico, però trovate poi il contributo nel sito del Senato dove abbiamo depositato questa memoria. Cosa diciamo? Prima cosa diciamo, lo so che è difficile, ma auspicheremmo addirittura che la legge uscisse entro l'estate. Lo so, anche in commissione hanno sorriso, però abbiamo detto per dire quanto è l'urgenza di questa legge e quanto per noi è importante, e senza se e senza ma vorremmo che andasse avanti, anche superando piccole diatribe interne classiche del PD, molte volte personalistiche, che potrebbero impedire la prosecuzione di questa legge. E l'ho detto senza troppi giri di parola. Quindi bisogna che noi andiamo avanti con grande fiducia e sostegno dato Francesca, e questa legge vada, se non entro l'estate, almeno entro l'anno, venga approvata. Coperture finanziarie, beh, io ho visto con grande piacere che finalmente, dopo tanti anni che spingiamo, si comprano meno aeroplani, e questo è un successo importante che non lasciamo solamente a Beppe Grillo, ma che dobbiamo anche dire che c'è un'altra forza politica che sta decidendo di spostare le spese. Si sono trovati 80 euro nel cedolino da dare alle famiglie, si trovano anche i soldi per coprire questa legge, si possono trovare, è una scelta politica. Se questa scelta politica va fino in fondo, si può fare la legge, perché le coperture finanziarie possono esserci. Quindi auspichiamo e spingiamo fortemente affinché questa legge, abbiamo avuto rassicurazioni e speriamo che questo vada in porta entro fine dell'anno. Seconda roba, di dibattito, ci piace 06, ci piace, lo so che a qualcuno non piace, lo so che c'è chi pensa 1-3 per 6, ma perché io poi ho un sindacato che è quello della scuola, quell'altro. Quest'estate i bambini di Bologna frequentano servizi 1-5, perché da luglio agosto noi abbiamo servizi aperti 1-5. Sappiamo che ci sono meno iscrizioni nei nidi, avremo posti vuoti e sezioni vuote, mi dicevano Reggio Emilia, a meno di 250 iscritti, e quindi non capiamo perché non si può pensare anche a luoghi dove si pensa a una continuità che va da 06, 05, comunque ragioniamoci in termini di confini, c'è chi dice 9 mesi invece che un anno, però il tema deve pensare, così come il titolo, dalla nascita fino ai 6 anni, e la legge 06 è una roba che ci piace. Terzo, nel 5. Ottimo, la formazione permanente nella cooperazione sociale è uno dei pezzi più importanti, accesso con i titoli, tutte le operatrici hanno i titoli, noi ormai abbiamo quasi tutte laureate, perché ovviamente quando entrano, e non entrano con un concorso a prezzo, ma entrano dopo percorsi di selezione importanti, quasi tutte arrivano già con la laurea, perché ovviamente per noi è uguale. Dopodiché facciamo formazioni permanenti ed è bene che la legge, come termine di qualità, riconosca l'importanza della formazione permanente e del coordinamento pedagogico. Lo diciamo, l'abbiamo scritto, ci assumiamo la responsabilità di pensare che la forzatura della laurea sia una forzatura. Non riteniamo che la laurea possa essere discriminante rispetto a una formazione permanente iniziale, così come definita per esempio dalla nostra legge regionale. Lo abbiamo detto anche quando abbiamo fatto l'amministrazione della legge regionale. Non pensiamo che perché le educatrici di Reggio Cildre e di tutto il nostro sistema che non disponevano della laurea abbiano svolto servizi poco qualificati, lo hanno fatto senza laurea, abbiamo fatto dei servizi, stiamo facendo servizi eccezionali senza persone laureate. Ci sono gli interessi universitari e sindacali? Benissimo, comprensibile, per amor di Dio. Noi riteniamo che il passaggio alla laurea sia una forzatura che non crediamo opportuno, però come dire, lo diciamo, poi dopodiché c'è il dibattito, c'è gli aggiustamenti, eccetera. Quarta roba, pensiamo che questa suddivisione dei compiti dentro la legge, comuni, regioni, Stato,
eccetera, necessiti un accompagnamento. Abbiamo fatto la proposta, condivisa peraltro, non vedo Lorenzo Campioni anche con il gruppo NIDI, con altri, di costituire all'interno del Dipartimento anche una cabina di regia, di accompagnamento della rete, cioè che al cui interno ci siano anche la presenza di soggetti gestori, nel senso che il rischio è che ci sia poi una deriva solamente istituzionale senza poi avere la dimensione concreta di chi quotidianamente gestisce i servizi e vede esattamente quello che sta succedendo. E chiudo su quello che sta succedendo, perché il grido d'allarme che rilancio è un grido d'allarme pesante, mentre facciamo il bellissimo trittico dell'Emilia Romagna. È stato un lavoro stupendo grazie a Teresa Manzocchi, ai funzionari, quindi abbiamo fatto tutta la redistribuzione della rete eccetera. Mentre facciamo questo, in lì si sta svuotando, stanno aumentando i debit parking grazie a Maribene, è stata l'unica che ha mandato giustamente, e bisogna mandare la finanza bisogna mandare, e l'ispettorato del lavoro, in servizi che non ci sono a noi concorrenti in un modo pazzesco. Noi ci ritroviamo schiacciati fra un pubblico e fra un privato che non è privato ma è un qualcosa che non si sa, che non viene controllato e non viene chiuso. Allora bisogna che i comuni si assumano, mi dispiace che non c'è Mirko, ma c'è Marimena, glielo dico lei, si assumano una responsabilità importante. Riconosco appunto che anche con le conseguenze che ci sono state, qui c'è stato un tentativo. E l'ultima roba, Davide, che è dei giorni oggi, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma noi pensiamo e rilanceremo che è importante superare le gare d'appalto per i servizi della prima infanzia. Mettere all'asta i bambini 0-3 è una roba che non sta né in cielo né in terra e non avviene in nessun paese europeo. Delle interruzioni, ma purtroppo abbiamo questa necessità. Ricordo Nico Alberani che ci ha proposto tanti temi, può, se lo ritiene, noi ne saremo molto lieti, scrivere anche il suo intervento, oltre che la mostra dell'audizione che ce la pubblicheremo. Vorrei chiedere alla professoressa Susanna Mantovani di intervenire. Grazie. Molto schematicamente partirei da questo, da una considerazione se volete un po' negativa. Io l'ho detto anche alla conferenza sull'infanzia, io ritengo che nei servizi per l'infanzia 06, questo periodo in Italia, in confronto con altri paesi del mondo, non ci sia molta innovazione. C'è stata, si esiste, ma non c'è innovazione. Questa legge può essere la base perché ci torni a essere innovazione, è un'innovazione che ancora resiste rispetto ai nostri servizi per l'infanzia, possa prendere un nuovo sviluppo. Questo mi sembra molto importante. In apertura sono state dette cose importanti, cioè come questi servizi siano la prevenzione per la dispersione, una formazione, se possono essere una formazione per tutti, seria per la cittadinanza, e se occasioni per le famiglie, per i bambini di partecipazione e di apprendimento. Su questo non mi dilungo, toccherei un aspetto al volo e una considerazione un po' più precisa, poi in parte l'ho scritto e mi riservo di mandare. Cosa significa per i bambini una continuità 06? Mi piace lo 06, molto consapevole delle complessità, proprio per la differenza in cui si sono articolati i servizi nel nostro paese, e con molto consapevole di quanto sarà complesso farlo con realismo e senza forzature. C'è una tendenza oggi a superare integrandola, una idea della 06 solo, non è poco, perché qualcuno l'ha realizzato e non di i servizi 06 come servizi per i bambini, pensando proprio, mettendo in evidenza il diritto all'apprendimento, e dentro il diritto dell'apprendimento ci mette la cittadinanza e ci mette la socialità. Quindi credo che una contaminazione ancora maggiore laddove il nido non c'è, rispetto agli approcci, giovi ai servizi che nascono, ai servizi 03 e ai servizi 36, una scansione artificiale, tutto il mondo è 1, 2, 2, 5, possiamo fare tutti i giochi che vogliamo, non è un dogma, per i fatti che è avvenuto noi ce la siamo trovata così. E penso che la scuola dell'infanzia, laddove esiste, i servizi non ci sono ancora, possa avere, come ha avuto, vantaggi a un'esperienza più legata anche al coinvolgimento delle famiglie alla cura. Penso che lo 03 abbia giovamento a guardare l'infanzia senza paura, per sottolineare il diritto dei bambini ad apprendere, ad attrezzarsi anche su aspetti specifici,
come la lingua, come tante cose, fin dai primi anni, quando sono pronti e senza forzature. Ciò detto, invece dissento, se ho capito bene dall'intervento, il secondo punto è la formazione. Proprio per la mia appartenenza universitaria mi fermo un attimo su questo. Io non credo che gli educatori dei servizi 03 in prospettiva non possano non essere laureati. E lo dico pensando che 5 anni per la scuola d'infanzia sono troppi, non si può tornare indietro, nel non ho condiviso la estensione di scienze della formazione primaria, quindi fra 2 anni uscirò dall'università, può darsi che sia un po' fissata, ma non credo che sia dovuto alla prospettiva universitaria. Tutte le professioni di educazione e di cura nel nostro paese hanno ormai, per queste ormai è richiesto da laurea. Se non ce l'hanno, possono essere formate, come già avvenuto in passato, per gli educatori della scuola d'infanzia. Il problema è che questa legge, gli educatori della scuola d'infanzia hanno oggi una quinquennale che li abilita alla scuola d'infanzia e alla primaria, mentre invece, nella maggioranza dei casi del nostro paese, non è prevista una laurea per lo 03. In parte temo per la paura di dover pagare di più queste persone, in parte per una cultura che ancora confonde i saperi materni con i saperi professionali. Penso quindi che una via, mi spiace che sia uscito Gigi Guerra, ma poi ne parliamo, ho pensato che una soluzione possibile potrebbe essere quella di prevedere un doppio binario per la scuola dell'infanzia. Chi fa formazione primaria e quinquennale si abilita alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Chi fa una triennale psicopedagogico, orientamento educativo, poi apre una biennale ad hoc con accesso, così come oggi, per formazione primaria, determinato dal Ministero sulla base dei costi e delle possibilità, che abilita allo 03, c'è già anche al 36. A questo punto potremmo anche mettere insieme nelle stesse scuole dell'infanzia saperi e orientamenti diversi, senza andare a rivoluzionare l'esistente, che io ritengo un po' pletorico, però che per buon senso non tocca a me. Come sempre veramente molto importante. Chiederei a Federico Bozzanca di intervenire della CGIL Funzione Pubblica Nazionale e poi al professor Farnese. Ma tante cose sono state dette, per cui mi concentrerò sugli aspetti che più interessano la nostra categoria e credo, insomma, che non sia del tutto indifferente che finalmente ci sia, diciamo, un impegno concreto per raggiungere un risultato che peraltro, insomma, noi rivendichiamo, chiediamo da molto tempo. Però voglio fare un appunto rispetto alla discussione che si sta facendo oggi. Io credo che sia fondamentale mettere in evidenza come un provvedimento di questo tipo sì, serve a Bologna, serve all'Emilia Romagna, serve alla Toscana, aiuterà sicuramente a gestire delle situazioni problematiche che sono emerse negli ultimi anni, serve soprattutto al sud. Questo provvedimento serve soprattutto a un mezzogiorno in cui, che sta vivendo una profonda desertificazione dei servizi, in cui i pochi servizi all'infanzia esistenti stanno completamente scomparendo o sono affidati a logiche che, diciamo, non rispondono nemmeno all'accezione nobile del mercato, ma a tutt'altro. E questa è una cosa che secondo me deve essere valorizzata, diciamo, naturalmente è bene che si valorizzi soprattutto nelle terre che, diciamo, che soffrono maggiormente questa sofferenza, diciamo. Sono un po' di parte, come si sente dall'accento, però credo che sia opportuno evidenziarlo. Dopodiché, sul versante del mondo del lavoro, mi sento di dire questo adesso, diciamo, non voglio sembrare corporativo, ma io credo che sia assolutamente fondamentale che ci sia una coincidenza tra miglioramento della qualità del lavoro degli operatori del settore e la qualità del servizio. Io credo che questo sia assolutamente indispensabile e non è la rivendicazione
salariale, ma è un insieme di condizioni che vanno, diciamo, dalla qualità del rapporto del lavoro, dal rispetto di determinati diritti, di determinate tutele, dal diritto, che non è semplicemente un diritto soggettivo, ma poi è un diritto anche che riguarda il funzionamento del servizio, alla formazione continua, perché la formazione continua in questo paese è una roba che non c'è. Non c'è, non è che non c'è solo semplicemente nel privato, non c'è nemmeno nel pubblico, perché il pubblico ha drammaticamente tagliato l'investimento sulla formazione continua dei propri dipendenti. E questa è una cosa, diciamo, che deve essere necessariamente, a mio avviso, evidenziata. Noi in questi anni, per parlare di diritti, abbiamo registrato nei fatti un profondo arretramento. Un profondo arretramento che è coinciso con una politica di tagli lineari che ha massacrato questo sistema, e c'è stato, diciamo, in tante parti d'Italia, nei fatti, un fenomeno di profonda precarizzazione dei rapporti di lavoro, ma anche, diciamo, di perdita di posti di lavoro in alcune realtà che hanno sentito più da vicino la crisi. Perché poi, quando le amministrazioni non sono virtuose, e le amministrazioni comunali non virtuose in questo paese si stanno moltiplicando, il primo effetto che si ha quando si deve avviare una politica di rientro dal debito di alcune amministrazioni è il taglio di questi servizi, l'eliminazione di questi servizi. Perché mentre ci sono dei servizi che oggi sono considerati essenziali, questo, come, diciamo, fino ad ora, fino, diciamo, all'attuazione della legge, non essendo un servizio considerato essenziale, è un servizio che le amministrazioni possono tranquillamente tagliare a discapito, diciamo, della qualità, diciamo, dell'offerta ai cittadini e poi di un arretramento concreto dei diritti dei lavoratori, perché poi quando si arriva, diciamo, a quello che è stato citato prima, no? Le gare al massimo ribasso, è evidente che non si riesce a garantire i necessari diritti alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. Per cui io credo che sia fondamentale arrivare all'approvazione di questo testo in tempi rapidi, e poi, diciamo, nel merito naturalmente avremo modo di dire in audizione quello che riteniamo sia opportuno magari correggere, però credo che sia fondamentale reintrodurre in questo mondo un sistema di regole che tutela sicuramente i servizi ai cittadini, ma tutela anche fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Grazie. Grazie, Ganza, il professor Farnese e poi il professor Zamani. Dunque, alcune osservazioni dentro il testo che ho letto del disegno di legge. Condivido moltissimo, ovviamente, l'impianto generale, cioè cominciare a ragionare sull'impianto 06. Credo però che debba essere, diciamo, più coerentemente perseguito nel corso del testo. Cioè, l'idea di fondo è questa, è detta, è chiara, è ribadita. Mi piace moltissimo questa idea dei poli dell'infanzia, è molto interessante, proprio per dare identità istituzionale e anche gestionale. Però poi, nel corso del testo del disegno di legge, spesso si ragiona ancora per cose separate. E allora, su questa cosa qui, probabilmente, ecco, poi magari potrò fare anche degli appunti specifici e delle osservazioni specifiche su questo. Articolo 10, per esempio, se, voglio dire, il concetto di partecipazione delle famiglie, si parla di ticket, di voucher, però solo per lo 03, allora, se il sistema è unitario, 1-6 deve essere unitario su tutto. Formazione, non c'è dubbio, io sono qui, riprendo ovviamente le osservazioni di Susanna,
non si può tornare indietro dal professore universitario, perché bisogna tornare indietro? Non funziona, rivediamola. Dal mio punto di vista, corso di laurea di base, di primo livello, triennale in scienze dell'educazione dell'infanzia, che abilita a insegnare, a essere educatori nella fascia 0-6. Dopodiché uno vuole proseguire per avere altre visioni, prosegua. Ma allora è su questo, cioè io credo che la forza di questo disegno di legge è proprio cambiare questa percezione, cioè l'educazione dell'infanzia diventa un percorso unitario, un'identità istituzionale unitaria. Io sogno un'educatrice che prende un bambino a 5 anni, a un anno, e lo porta fino a 5 anni. Questo è il mio sogno, cioè quindi con una capacità proprio di dare continuità a questi servizi. Detto questo, quindi su questo voglio dire, secondo me bisogna essere ancora più forti, forse più stringenti. È chiaro che il Sud è un problema e spesso è echeggiato ancora dentro, ovviamente, negli interventi che sono venuti. Badate, il problema noi non è che lo risolviamo, voglio dire, aprendo dopodomani servizi per la prima infanzia nel Sud così, perché io al Sud ci vado, molti servizi li vedo e li chiuderei. Lo dico con molta franchezza, li chiuderei, perché io sono un pedagogista e mi dispiace. Dopodiché mica pretendo che un servizio, voglio dire, abbia immediatamente chissà quali standard educativi, ma vi assicuro che siamo molto sotto la dignità minima di un servizio per l'infanzia. Allora, se il problema è semplicemente di percentuale, perché noi dobbiamo osservare una percentuale sotto i 6 anni, beh, allora basta aprire, ma vi assicuro che io non sarei d'accordo, per esempio, assolutamente non sarei d'accordo. Anche perché dovremmo chiederci per quale ragione i soldi per il welfare che sono andati alle regioni del sud non sono state spese per fare i servizi per l'infanzia, perché questa è una constatazione, mi si dica perché. Io voglio degli amministratori del sud che mi dicano perché i soldi che noi abbiamo avuto per il welfare non sono stati usati per fare servizi per l'infanzia. Ci sono ragioni politiche, ci sono ragioni sociali, lo si dica. Perché è da qui che bisogna partire, altrimenti diventa demagogico, velleitario dire anche il Sud deve arrivare. Non ci arriverà. L'Italia è fatta così, noi dobbiamo prendere atto che sotto la linea Toscana, Marche, Umbria la realtà è diversa. Dopodiché diversa non vuol dire che mi va bene così, ma vuole anche dire che se è così ci sono delle ragioni, e dunque il problema non è semplicemente i soldi da mettere per fare i servizi, ma forse è dell'altro, e questo è la politica, ovviamente. Grazie. Grazie. Anch'io, come tutti presenti, ho letto con interesse questo disegno di legge, esprimo un applauso, è scritto molto bene, in particolare la redazione ben scritta. Non è comune vedere le redazioni che ho scritto, non so chi sia stato l'estensore, ma è complimenti. Tre punti specifici. Non so se qualcuno ha mai visto o letto quel bellissimo libretto di William Parrish, pubblicato nel 1943, intitolato The Pillars of Security, i pilastri della sicurezza. Voi sapete che Parrish è quello che ha inventato il welfare state, facendolo approvare dal Parlamento inglese ancora in epoca. Ecco, leggendo, se vi capiterà di leggere quel testo, troverete molti punti di assonanza con il disegno di legge. Secondo, entro quest'anno si deve celebrare la terza conferenza nazionale delle politiche familiari. Il governo Letta avrebbe dovuto organizzarla nel novembre scorso, poi le cose sono andate distorte, però è perché una legge prevede che ogni 3 anni si debba fare, noi siamo già fuori. E ora, nel progetto, o meglio, il documento di base che è stato inviato al governo esattamente 8 giorni fa, a Renzi e Del Rio, a tutti, Poletti, che ha la delega per le politiche familiari, eccetera, c'è un capitolo che riguarda lo 06. E lì ci sono dei collegamenti, cioè lo so perché sapete, io sono presidente dell'osservatorio per le politiche familiari e quindi ho dovuto coordinare i lavori, e anche lì potete voi in Parlamento appoggiarvi e trovare sostegno in quello. Terzo,
Dunque, la natura dell'educazione in generale, ma anche con specifico riferimento al segmento 06, è da un punto di vista tecnico quella di un bene meritorio. In inglese si dice merit good. Un bene si definisce meritorio quando genera forti esternalità positive. Nel caso di specie le esternalità positive si chiamano capitale umano, ma soprattutto capitale sociale, social capital, eccetera. Perché dico questo? Perché questo è l'argomento scientifico che serve per chiudere la bocca a quelli che ancora pensano che i servizi dello 06 possano essere a domanda individuale. Quindi se uno si oppone non è perché non mi piace, non bisogna fare, io il consiglio che do quando mi chiamano a dire usate argomentazioni solide, non basta dire io la penso diversamente, perché un altro dirà io la penso diversamente, bisogna portare. Allora, se uno difende la domanda individuale deve dimostrare che l'educazione non è un bene meritorio e ovviamente non ci può riuscire perché non ci può riuscire. Quarto punto, questo disegno di legge contiene diversi elementi di novità, cioè l'innovazione sociale. Noi sappiamo che un'innovazione è sociale quando è sociale non solo nei fini, e questo lo si dice, ma anche nei mezzi che adopera per raggiungere il fine. Questo disegno di legge è un esempio, tra altri, tanti altri, di innovazione sociale. A cosa faccio riferimento? Al ticket NID. Questo è un bel esempio di innovazione sociale. Non so, Francesca, se tu hai... Certo, il tetto di 150 mi sembra un po' poco, io lo porterei almeno a 200-250, ma comunque questo è un problema tecnico. C'è 200 nel testo di legge, mi è rimasto 150, invece la correzione che devo fare. Sì, vabbè, allora, ci avevo azzeccato. Ma quello del ticket NIDO è veramente un bel esempio di innovazione sociale che, se, come io spero e sono certo, avrà successo, potrà essere applicato anche ad altri ambiti. Infine, l'ultimo punto è quello che concerne, se mi è consentito, laddove all'articolo 2 si parla appunto di conciliazione. Io proporrei, chi alcuni di presenti forse lo sanno, di sostituire la parola conciliazione la parola armonizzazione. Perché la parola conciliazione è sbagliata, le persone ancora non l'hanno capito perché usano. Perché? Perché la parola conciliazione che cosa presuppone? Presuppone un conflitto. Allora vogliamo dire in una legge che per noi c'è il conflitto tra i tempi di vita lavorativa e i tempi di vita familiare? Questa, guardate, il tema di conciliazione è stato adottato in sede europea da certi gruppi, di cui non posso fare nomi ovviamente, ma tutti sanno, ed è stato fatto per ovviamente penalizzare le donne, e io mi meraviglio che le donne, i movimenti femministi, non l'abbiano ancora capito, perché con il discorso della conciliazione noi chiediamo alle donne in primis, o in genere alla famiglia, loro di adattarsi alle esigenze delle imprese. Invece la parola armonizzazione è una bella parola, primo perché è greca, armonia è una parola greca, fa sempre bene andare alle nostre origini culturali, ma perché l'armonia ti dice che sia il mondo dell'impresa, in senso alto, sia il mondo delle famiglie devono convergere su un terreno su cui trovano un percorso. Ecco allora che mettere proprio in una legge la parola conciliazione è un modo per dire allora abbiamo accettato l'idea di un conflitto greco. Sulla questione vexata, questo delle gare al massimo ribasso che è stato sollevato da Alberto e poi ripresa, voi sapete che le gare al massimo ribasso sono state introdotte in Francia alla fine del 1600 dal ministro delle finanze del re dell'epoca, Luigi, e subito dopo si sono alzate già le critiche, quindi è una questione antica, fine 1600. Ora, la gara al massimo ribasso è la più grossa irrazionalità e indecenza che si fosse potuto indovinare. Perché noi dobbiamo invece, ed esiste una proposta, di fare le gare al massimo rialzo. Voi direte, ma la bestemmia, invece no, esattamente, i comuni ci guadagnerebbero. Abbiamo fatto delle simulazioni, quando presiedevo l'agenzia per il terzo settore, dalle quali emergerebbe che con la gara, adesso non ho il tempo, ho già finito il mio tempo,
i comuni ci guadagnerebbero, ma soprattutto si eviterebbe questa guerra fra poveri che anche dalla nostra Bologna ai tempi recenti si è vista scatenare, eccetera, cioè, un'indecenza. Costringere la gente a, come dire, cannibalizzarsi reciprocamente per ottenere questo. Con la gara al massimo ribasso questo è, ma soprattutto si eviterebbero quelle offerte di soggetti la cui provenienza è più o meno nota e che partecipano alle gare al ribasso per ottenere altri fini più delle volte nostri, eccetera. Quindi allora il mio augurio, andate avanti, fate in fretta e soprattutto trovate sinergie anche perché la terza conferenza nazionale sulle politiche familiari si celebrerà durante il semestre della presidenza italiana, perché Renzi ha interesse a dare una certa enfasi portando a Roma anche i commissari europei che si occupano. Voglio dire che abbiamo numerosi iscritti a parlare, importanti stanno nei limiti dei 5 minuti, dopo io ho alcuni nomi, in particolare Tiziana Rusignan, Marilena Flavio, tante volte è stato citato il gruppo di lavoro con Lorenzo Campioni, quindi la aspettiamo. Sì, grazie, cercherò di stare in 5 minuti, quindi vado per parti. Primo, quanto mai positivo questo lavoro, reputo questo un'occasione di livello nazionale, ovviamente cercherò di fare l'osservazione anche a nome della conferenza del tavolo degli assessori delle politiche sociali. Una scelta politica orientata, straordinaria, molto importante soprattutto in questo momento, per la scelta politica, ma perché questo intervento normativo ci permette di mettere in garanzia il sistema, in sicurezza il sistema. È la prima volta che possiamo farlo. In un momento strategicamente durissimo, in cui questa cosa è indispensabile, perché se no salta anche quello nelle regioni in cui è stato fatto. C'è un altro momento importante, diceva Damani prima, che è la delega alla famiglia data al Ministero del Welfare, finalmente. Questo ci permette di riportare in una riflessione complessiva e quindi riorientata e complessiva, quindi è molto importante farla presto. Primo, osservazione vado per punti, dicevo, ok, valorizzazione degli aspetti educativi, quindi considerare questo dal punto di vista scuola, educazione. Attenzione, noi siamo d'accordo, che questo non significhi mettere in discussione e non prendere dentro e non tenere in considerazione tutto quello che ha prodotto la gestione dello 03 dalla parte dei servizi sociali, perché è un valore di integrazione del territorio che dobbiamo portare dentro e che ci serve anche, che è molto utile anche al mondo della scuola. Ecco, bisogna fare molta attenzione perché è una ricchezza questo, perché questo lavoro ha aumentato cittadinanza, integrazione, inclusione, lo diceva anche Francesca. L'altro è con la definizione dei livelli essenziali di questo settore, terzo settore, c'è un'operazione che per noi del sociale non esiste, è la prima volta che facciamo un livello essenziale nel sociale, che è socio-educativo ovviamente. Quindi guardate, noi ci siamo messi a lavorare col tavolo della scuola perché è straordinaria questa efficacia, l'efficacia di questo. 33% sicuramente, ma ricordiamoci che accanto al 33% c'è il 60% delle donne che vanno a lavorare. Da noi questo succede, unica regione in Italia, perché c'è il 33% raggiunto. Quindi questo è un obiettivo, mi va bene chiamarlo come dice Stefano, ma teniamo insieme questa cosa perché per noi è importante. E che l'altra è il 50% sostenibilità, cioè non riesco neanche a dirlo quanto è importante, non riesco neanche a dirlo perché non so che fondi vi riferivate prima, ma non ci sono fondi dedicati per me, quelli di cui lei si riferiva prima sono quelli vecchi, perché è 3 anni che non ci sono fondi per questo settore, le regioni che hanno continuato a coprire li hanno presi dal fondo sociale come noi, fondo sociale che era decurtato continuamente, quindi una lotta contro l'impossibile. Noi siamo ovviamente favorevoli, stiamo lavorando perché se fai il 50% ci vogliono i costi standard, fare i costi standard in un paese come avete raccontato è decisamente da film, bisogna calcolare un federalismo orientato, accompagnato col costo ora bambino, lavorare con SOSE, lavorare con gli innocenti, lavorare con Tangorda.
questi sono soldi nel tempo del nord, e fare in modo che questo federalismo non penalizzi regioni come la nostra e che non si giochi al basso, cioè di tenere conto anche dell'esistente pur nella condivisione di questo. Idem sulla compartecipazione, abbiamo in ballo l'applicazione dell'ISE, ISE nuovo, e quindi questo deve essere lo strumento, questo deve essere lo strumento accompagnato in questa fase qui. La percentuale del 20%, una percentuale ci vuole, bisogna che la riragioniamo dopo che abbiamo fatto questi standard. Bisogna dire quanto, i costi, la copertura dei costi nella legge va scritta, perché sapete che se no i soldi non si hanno, e per cui è prevista, occorre stabilire questa quota sempre in connessione, perché se no non riusciamo di anno in anno a farlo se non ci abbiamo scritto che le cifre. Questa è l'esperienza. E poi la questione del monitoraggio, alcune cose sono partite, c'è un sistema che è avviato, questo sistema perché possa avere un valore nel livello nazionale, possa tenere, e il SINS è garantito presso il Ministero, bisogna che vengano dati anche dei tempi così come scritto. Questa legge fa bene anche a casa nostra, nonostante sembra che non abbiamo già tante cose fatte, ci fa del bene, quindi ci serve subito, anche se abbiamo già fatto il trittico, anche se abbiamo fatto questa roba qui, ma ci serve perché, primo, ci dà il sollievo delle risorse. Finora abbiamo coperto il comune e la regione togliendo da altro dove c'è molto bisogno, e quindi questo 50%, la Marilena Pilardi abbiamo detto che se passa la copertura del 50% siamo una settimana in ebbrezza alcolica, anche perché è stata una cosa durissima fino ad ora, perché non vi dico, dietro c'è la Cleof, cioè è durissima tra regioni e enti locali inventarci delle robe per stare a queste cose, tenete conto che in questi tre anni, nonostante tutto, gli enti locali hanno continuato ad aumentare la copertura dei limiti. Ma vi rendete conto di che cosa ha significato senza fondi, che siamo cresciuti sempre ogni anno comunque in questa regione, altro che non fare tutte delle strade. E l'altro, quindi, conferma e riconoscimento del nostro sistema, legittimazione nazionale, possibilità di governo del 3-6. Voi con questa legge ci date la possibilità, noi territori, di governare il 3-6, perché nella differenza noi abbiamo fatto le intese, facciamo i tavoli o qualcosa, ma lo facciamo impropriamente, non è come lo 0-3 che possiamo lavorarci sopra. Il 3-6 noi siamo inabili in una situazione di delega della responsabilità totale dello Stato e territori. Con questo si rimette a posto il sistema ed è un'urgenza grandissima. E l'ultima cosa è il discorso della valutazione. Noi stiamo portando a mettere in campo questo per evitare le gare al ripasso, ma valorizzare dei percorsi che vanno verso l'accreditamento dei servizi anche in questo settore. Se il DAN nazionale ci arriva un ok sulla valutazione, una continuità, anche il nostro sistema, l'ultima parte che stiamo applicando adesso, sapete che ci siamo dati l'impegno in tre anni di mettere in regime il sistema di valutazione tramite l'ufficializzazione della figura dei coordinatori pedagogici 06, nella fascia 06, a noi serve moltissimo, se no è una roba che non ha gambe istituzionali. Grazie. Scusiamo con lei, insomma, per aver potuto dare uno spazio ulteriore a tutte le iniziative, le opinioni e i pensieri che la regione ha lavorato. Bene, da Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura e Scuola del Senato. Grazie a tutti, un ringraziamento sincero al PD di Bologna per questa iniziativa, riforma della scuola. Un'opportunità, io sono ospite, quindi mi presento, sono Andrea Marcucci, presidente della Commissione Settima che si occupa di scuola, di università, di ricerca, di cultura e di sport. Ho un'esperienza politica che è più concentrata sul fronte dei beni culturali. Il Ministero dove ho svolto la funzione di sottosegretario dal 2006 al 2008 e poi per 5 anni sono stato membro di questa commissione. A Bologna mi sento un pochino a casa, anche se l'inflessione mi tradisce in me, perché qui mi sono laureato in scienze politiche, in realtà provengo da Lucca, tra l'altro città del ministro Giannini. Allora, alcune valutazioni più politiche, perché poi sul merito ho sentito gli interventi autorevoli, mi sembra che siate estremamente preparati. Le valutazioni di ordine politico sono le seguenti. Questo è un disegno di legge
fortemente voluto dal Partito Democratico. Sono state fatte così degli accenni su situazioni interne, ma io credo che gli atti vadano letti in profondità fin dalla copertina. Le firme, la prima di Francesca, che oltre a essere la prima firmataria è anche il capogruppo del Partito Democratico nella nostra commissione, la firma seconda è della senatrice Fedeli, che è la vicepresidente del Senato del Partito Democratico, la terza è la mia come presidente della commissione, e poi troviamo firme come quella di Casson, come quella di Chiti, come tante altre, che testimoniano che il Partito Democratico, il gruppo al Senato del Partito Democratico, ma il Partito Democratico ha fortemente voluto, dietro la spinta dell'onorevole senatrice Puglisi, questa proposta. Il secondo atto politico molto forte è stata quella di volerla presentare al Senato, anche questo non è una casualità. Uno, perché al Senato noi abbiamo maggiori difficoltà di numeri, una volta superato l'impasse del Senato, diciamo, avendo il Partito Democratico una maggioranza chiara nella Commissione e nell'Aula della Camera, il processo, diciamo, normativo dovrebbe essere più semplice. Seconda, perché al Senato avevamo la possibilità di calendarizzare velocemente, come è stato fatto con la mia decisione in commissione, questo provvedimento che noi consideriamo strategico e assolutamente rilevante. Alla Camera il Presidente della Commissione è un collega autorevole, il Presidente Galan, ma è rappresentante di Forza Italia. Secondo passaggio politico, io non sono d'accordo su chi diciamo etichetta il periodo Moratti-Gelmini, io dico soprattutto il periodo Gelmini, ma comunque in generale il periodo dove al governo sono state le forze politiche di centrodestra d'Italia, come periodo di ignoranza al potere. Io considero etichetto quel periodo come il frutto di azioni conseguenti a un quadro strategico ben definito, che in particolare hanno messo nel mirino il mondo della scuola, della formazione, dell'educazione, della cultura in generale, perché semplicemente in un'ottica politica definita, diciamo, si aveva l'auspicio di un certo tipo di società che è profondamente distante dal tipo di società che vogliamo noi. Quindi non era frutto di ignoranza o di incapacità, almeno questo è il mio giudizio, era invece frutto di una scelta fatta con scienza e coscienza di ordine politico che veniva puntualmente, diciamo, attuata all'interno dell'esecutivo con delle linee che non erano affatto né casuali né, diciamo, frutto della non conoscenza, ma frutto di una conoscenza, secondo me, che era mal indirizzata. Dopodiché questo è un provvedimento complicato, difficile, che ha bisogno di risorse ingenti. Molto positiva non solo la presenza del sottosegretario Reggi, che ci sta dimostrando grande vicinanza non solo su questa vicenda ma sulle molte vicende che stiamo affrontando in queste settimane, molto positivo il fatto che a lui siano state date le deleghe ampie da parte del Ministro su tutto questo ambito della scuola, però è un provvedimento comunque complesso che ci obbligherà alla ricerca di fondi, a un confronto molto profondo con l'esecutivo, ci obbligherà anche, qualcuno l'ha detto, a fare delle scelte. Dico, siccome è chiaro ormai a tutti che anche, diciamo, nei prossimi 12-24 mesi, diciamo, la composizione del bilancio dello Stato sarà comunque una composizione complessa, dovrà avere il coraggio di fare delle scelte che implicano destinare dei fondi ad alcune priorità e toglierne ad altre. Noi del Partito Democratico, ovviamente in particolare nella Commissione Settima, siamo per considerare questo ambito un ambito strategico prioritario dell'azione di governo. Ci incoraggiano alcune scelte prese dal nuovo governo Renzi, ci incoraggiano, le sottolineiamo, ma non le sottolineiamo, diciamo, in una logica elettorale, le sottolineiamo come, diciamo, un grande respiro di sollievo che viviamo in questa fase, perché finalmente con degli atti visibili, comprensibili, concreti, si torna a considerare il mondo della scuola, chiamiamolo così in senso molto ampio, come una priorità dell'azione di governo. Aver deciso, per esempio,
questi grandi consistenti investimenti che sta facendo il governo sull'edilizia scolastica. Certamente in questa regione, forse anche nella mia, ci sono delle emergenze, ma sono meno numerose che altrove. Ma è un segnale che si parte da questa infrastruttura, cioè l'infrastruttura valoriale scuola, che poi ha anche delle indicazioni di ordine fisico, come gli edifici scolastici, la sicurezza, le zone sismiche. Guardate che questo ha un effetto positivo anche in termini di indirizzo, perché vuol dire appunto che la scuola, dall'edificio fino al valore didattico, fino alla funzione degli insegnanti, fino al valore che si dà nel suo complesso alla formazione dei nostri cittadini, diventa una priorità. E quindi aver deciso di raccogliere tutti i fondi disponibili, di fare una grande campagna sull'edilizia scolastica, è stato per noi una grande boccata di ossigeno che ci incoraggia ad andare determinati su questa strada, perché poi ovviamente non c'è solo il fronte degli edifici e degli investimenti. Credo che si debba fare molto, perché l'opera di ricostruzione è un'opera forse ancora più difficile in termini ministeriali, in termini di organizzazione interna dei dipartimenti, in termini di organizzazione della scuola, in termini di concorsi che sono stati mal gestiti in questi anni e che hanno messo in difficoltà il mondo della scuola. Cioè le attività sono tante, ma a questa dello 0-6 anni noi abbiamo voluto dare priorità assoluta. Dobbiamo comporle e quindi confrontarci con le altre forze politiche, perché noi al Senato, sostanzialmente anche in Commissione Settima, non siamo affatto autosufficienti, quindi tenendo ferma la barra della politica e dell'indirizzo strategico che vogliamo portare avanti, anche grazie alla forza propulsiva da una parte del governo e dall'altra della relatrice, noi siamo molto determinati. Abbiamo fatto una scelta un pochino diversa nei confronti di altri disegni di legge. Abbiamo voluto fare una serie di audizioni approfondite, perché non vuole essere la legge del Partito Democratico o la legge di un gruppo, diciamo, fissato di parlamentari. Vuole essere una legge innovativa del Paese che va e incontra le esigenze di una società moderna che si modifica e che deve essere adeguata con i tempi, una società semplicemente più giusta. Quindi su questo sforzo, anche grazie agli eventi come quelli di oggi, grazie al sostegno del Partito Democratico che stiamo trovando ovunque e grazie alla spinta che ci viene data, noi cerchiamo di andare avanti, speriamo che la legislatura duri e ci permetta di concludere l'anno e quindi mi auguro entro quest'anno anche l'approvazione di questo disegno di legge. Certamente avere da una parte il calore del supporto, dall'altra anche la profondità dell'analisi e dei consigli eventualmente modificativi che potremo anche apportare al testo se ne individuassimo la necessità, sarà per noi estremamente importante. Quindi un grazie caloroso, affettuoso, una disponibilità, una conferma degli impegni in termini questo non più politico ma istituzionale sulla determinazione a voler andare avanti su questa proposta, perché il nostro paese credo sia troppi anni che aspetta e ormai i tempi sono assolutamente maturi. Grazie a tutti. Dei temi, il senatore Marcucci, che ci ha dato anche il senso del come procederà nell'itinerario parlamentare nel 1260. Bene, allora io farei un attimo un po' il punto, perché abbiamo numerosi iscritti e abbiamo voglia anche oltre che di ascoltarli, anche di dare la parola ad alcuni esperti nazionali di grande rilievo, molti sono già intervenuti, ma alcuni ancora no, quindi dobbiamo cercare un po' di contemperare due cose. Io chiedo davvero il massimo di stringatezza, rinnovando l'invito alla pubblicazione, quindi avrei un po' questa scaletta, insomma, poi ditemi voi. Intanto ascolterei un insegnante della scuola dell'infanzia bolognese, che è Tiziana Rusignan, e poi Marilena Flabbi del gruppo che ha lavorato, insomma, in questi anni sulle politiche abusate. Poi abbiamo da Crema, Giunino, Paola Marani che ha chiesto di intervenire, qua abbiamo adesso, insomma, parecchi, bisogna un pochino procedere. Grazie. Buongiorno, sono insegnante della scuola di infanzia comunale. Sì, mi sentite? Ok,
Ecco, solo un attimo questa letterina perché... Dicevo, sono Vicente della scuola dell'infanzia comunale, ascolto un attimo questa vetrina per soffermarmi un attimo su quanto questa legge non solo fa bene a tutti noi, alla nostra società, per rilanciare una nuova generazione di cui abbiamo proprio bisogno, partendo dal 06, ma soprattutto perché fa bene alla scuola bolognese che in questo momento sta attraversando un momento di forte cambiamento. E qui mi riferisco proprio anche ai nostri amministratori. Adesso questa istituzione che porterà un po' di centralità, si spera, ma deve portare soprattutto visibilità. Io ho sentito parlare molto di Reggio Emilia, ma vi assicuro che Bologna, con la sua scuola, col suo passato, con le sue esperienze, non ha avuto purtroppo questa visibilità. Allora, se questa istituzione ci dia visibilità, ci dia credibilità proprio come insegnante e come proprio insegnante. Ultima cosa, così sono velocissima, ma ci tengo anche a parlare un attimo di università. Allora, lo 06 non può poi riflettersi in un corso di laurea 03 e un corso di laurea primaria, deve essere un corso di laurea 06 ma di 5 anni. Io sono un insegnante che accoglie le tirocinanti, sono felice di averle perché per noi sono, ci aiutano, ci alimentano, ci danno proprio il collegamento che spesso manca con l'università. Quindi questo deve essere un impegno per tutti, non solo a livello nazionale. Diamo credibilità a questa scuola. Grazie. Marilena Flammi e poi la io volevo portare saluti alle connazionali di infanzia perché il Presidente è in visita per un viaggio già programmato da tempo ai servizi educativi all'estero, però sia Lorenzo Campioni, il nostro Presidente, che insomma, Tullio Musatti hanno, nell'audizione che abbiamo avuto in Senato, illustrato l'ampissima convergenza che noi come gruppo nazionale abbiamo nei confronti appunto del disegno di legge 1260. E ampissima convergenza perché ovviamente la nostra associazione da tempo si batte per affermare la cultura dell'infanzia, i diritti delle bambine e dei bambini e si mette a fianco appunto dei servizi perché siano sempre più insomma di qualità e sostenibili, e quindi in questo senso noi ci riconosciamo insomma ampiamente. Abbiamo nel convegno che abbiamo recentemente fatto come gruppo a Reggio Emilia, nel nostro 19° convegno nazionale, abbiamo anche promosso una mozione, stiamo raccogliendo firme proprio per sostenere un disegno di legge che va nella direzione di mettere ordine. Lo Stato finalmente, appunto, a parte la breve parentesi, insomma, dal 2007 al 2009, si riappropria appunto di un ruolo che è quello appunto di definire quali sono i livelli essenziali, cioè questo è assolutamente fondamentale, noi riteniamo, perché non è più possibile immaginare una casualità insomma per un bambino, una bambina che è legata semplicemente appunto al fatto che possano nascere in una regione come la mia piuttosto che in un'altra, no? Cioè, quindi è necessario garantire dei livelli che siano minimi essenziali per tutti, per tutto il territorio nazionale. E noi vogliamo anche ribadire, perché non, secondo noi non è mai detto abbastanza, quanto sia importante in termini di crisi, in tempi di crisi soprattutto, puntare appunto sul rilancio dei servizi. Questo non solo proprio perché è stato anche il nostro ospite e la senatrice Puglisi lo ha sentito, Ekman e tanti altri ultimamente appunto ci dicono in maniera molto chiara che non solo investire in servizi di qualità nella prima infanzia è fondamentale perché poi si intervenga in termini di successo scolastico, universitario e in termini di competenze professionali adeguate, ma è anche essenziale soprattutto appunto per le fasce più deboli,
nel senso che non intervenire adeguatamente in quei periodi non è soltanto profondamente ingiusto sul piano morale, ma è anche assolutamente improduttivo, ci dicono, ed è importante ribadirlo, da un punto di vista economico. Quindi è assolutamente essenziale appunto lavorare per questo, è in ampissimo anche sintonia con la comunicazione della Commissione Europea del 2011, con le raccomandazioni del 2013. Quindi noi cosa stiamo facendo come gruppo? Ci mettiamo a fianco, dicevo, stiamo raccogliendo firme, abbiamo tra l'altro, voglio dare anche questa notizia, prorogato la raccolta delle firme fino al 15 di giugno per cogliere anche le possibilità che i servizi dell'infanzia hanno nel mese di maggio, insomma all'inizio di giugno, nei incontri appunto con le famiglie e con i cittadini, proprio perché questi servizi sono il frutto di una grandi lotte, insomma, che ci sono state da parte dei movimenti femminili, da parte dei sindacati, da parte delle comunità locali. È un patrimonio di grandissima civiltà che non deve essere assolutamente, insomma, perso, anzi deve essere appunto ampliato, come ben prevede il disegno di legge, e noi riteniamo che ognuno debba fare la sua parte. Grazie. Che sarò velocissima perché moltissime cose sono già state dette, però ecco, io vorrei innanzitutto ringraziare Francesca Cosici perché ha ascoltato e perché ha dato voce a delle istanze, come è stato più volte ribadito, sono proprio di tutto il settore. C'è urgenza di una legge, e c'è urgenza di fissare anche un orizzonte a questo settore che rischia, è minacciato, ma non perché poi alla fine non ci saranno servizi, è minacciato di una deriva, qualitativa e importante, una deriva qualitativa che, come è stato detto già da molte parti, non si tratta, cioè corrisponderebbe poi anche a una deriva del nostro sistema sociale in genere, perché i servizi di infanzia sono effettivamente oggi un luogo di inclusione sociale, sono oggi una speranza per il futuro, e lo sono nei fatti, chi ci lavora attorno a diverso titolo, questo lo sente quotidianamente. Inclusione sociale perché i bambini, perché sono dei luoghi di apprendimento e quindi di offerta di varie opportunità educative, ma sono anche luoghi di integrazione sociale, perché sono luoghi di incontro tra le famiglie, sono il primo luogo anche di incontro con le istituzioni da parte di molte famiglie che, perché provenienti da altri paesi o perché estranee alla, diciamo, dei rapporti sociali organizzati sul territorio, nei servizi dell'infanzia che si ritrovano. Ecco, io penso che volevo chiamare solo alcuni punti che sono stati già esposti ma che mi stanno molto a cuore. Intanto questa legge, come è stato detto, fissa dei livelli essenziali e non solo in termini quantitativi. Questa è una grande vittoria, io credo, perché finora di livelli essenziali se ne parlava da quando dalla riforma costituzionale solo in termini quantitativi. Questo non era tollerabile per dei servizi che non hanno, in molte parti d'Italia, non solo non esistono, ma non avevano neanche un profilo istituzionale, un profilo di qualità, una definizione della loro natura essenziale e della loro natura educativa. Questa legge definisce anche gli essenziali in termini di qualità, nel senso che definisce la natura dei servizi. Sono servizi che sono educativi perché devono avere certi requisiti strutturali e funzionali, perché sono animati da personale qualificato, così come un ospedale è definito anche dalla presenza, un certo rapporto del numero di medici, la presenza di medici con certe qualifiche, di infermieri con altre qualifiche, così un servizio per una scuola dell'infanzia è definito dalla presenza di educatori e di un complesso sistema di educazione. Ecco, però io penso che la cosa forse più importante ancora è che questa legge intende ridefinire le responsabilità finanziarie, si è detto, che certo vanno articolate e precisate
con, nel dettaglio, ma anche perché definisce, questo l'assessore Mazzocchi l'ha appena detto, definisce la governance del settore, definisce la governance, la ridefinisce a livello territoriale. Questo secondo me in termini di definizione etico, partecipazione delle responsabilità è ancora più importante della compartecipazione finanziaria. Noi andiamo a vedere che c'è una governance territoriale, che ci sarà una governance territoriale saldamente in capo all'amministrazione, alla governance del territorio. E questo è molto importante. Il coordinamento pedagogico è stato molte volte evocato. Quando noi intendiamo coordinamento pedagogico abbiamo in mente un sistema in cui c'è un sistema di governance territoriale, tecnica e che fa capo naturalmente all'amministrazione locale, e che, per cui c'è un'agenzia di welfare educativo sul territorio, che, e questo è molto importante per due motivi. È stato sia come luogo di monitoraggio del sistema, perché è stato evocato l'azione dell'assessore Pilati, che io che mi ha, devo dire, molto confortato negli ultimi mesi, perché è necessario che ci sia un'assunzione in termini non di controllo puramente amministrativo, ma di controllo di qualità del territorio, perché noi assistiamo non solo agli enti gestori e le amministrazioni locali che non ce la fanno più a reggere, ma come è stato già detto, noi assistiamo a una proliferazione di privato non autorizzato, non controllato. E allora voglio dire, riportare in mano la governance territoriale questi aspetti significa dargli strumenti per esercitare quello che le funzioni di vigilanza che la legge già gli ha assegnato, ma che non sono declinate correttamente. Ma anche qui mi termino, la gestione della governance in capo all'amministrazione, ma anche gestione della tensione tra orientamenti educativi generali che dovranno essere omologati e organizzati, e quella dell'innovazione innovative che devono essere costituite localmente e sulla base della partecipazione dei cittadini. Ecco, io penso che se noi riusciamo veramente a portare a casa in fretta questo disegno di legge, noi avremo non solo messo in sicurezza il sistema, ma spianato un percorso in cui si potrà cominciare a pensare a un diverso welfare delle nostre città e del nostro territorio, funzionante più verso il diritto dei cittadini. Particolare significato, però prima di dare la parola a Crema e poi a Tonino, vorrei fare un attimo ancora una volta il punto, perché sono le 12:08 minuti, noi abbiamo numerosissimi interventi, non li sto a citare tutti, ma insomma in parte li sapete, in parte si sono aggiunti. Io propenderei per fare questo, se qualcuno desidera farlo unicamente scritto me lo comunica. Se invece qualcuno vuole magari segnalare alcune tematiche, poi dopo le approfondirà in altro modo, così possiamo giungere all'ultimo intervento che pensavo di fare a Giulia Moretti e poi le conclusioni di Francesca. Prego. Dunque, come ho già avuto modo di dire nell'audizione al Senato, la CGL condivide gli obiettivi. Diciamo, come CGL ho già avuto modo di dire l'audizione al Senato, la CGL condivide gli obiettivi di questo disegno di legge per due ragioni fondamentali. La prima ha a che fare con i radicali cambiamenti che devono essere portati al sistema formativo. Io condivido anche l'idea che non si debba ricominciare con epocali riforme fondamentali, tuttavia occorre una visione di cambiamenti profondi che vanno realizzate nel sistema formativo per poi intervenire anche in maniera parziale e con interventi specifici. Il nostro sistema formativo va ripensato radicalmente in funzione della logica e della filosofia dell'apprendimento permanente. Oggi il diritto all'istruzione è diritto da prendere per tutto il corso della vita, come sostengono tutte le indicazioni europee,
e questo significa che allora va da un lato creato un sistema dell'apprendimento permanente, ma dall'altro anche cambiato radicalmente la formazione iniziale. Allora, su questo punto è evidente che se si deve apprendere per tutta la vita, il come si comincia, il cominciare bene, l'approccio positivo all'apprendimento è l'imprinting fondamentale per poter apprendere per tutta la vita, come d'altra parte una formazione di base forte fino a 18 anni è l'altro punto per poter poi avere la capacità autonoma di apprendimento lungo tutto il corso della vita, che è fondamentale ormai per essere lavoratori occupati dei cittadini consapevoli. Seconda cosa riguarda proprio direttamente la creazione di lavoro. Non solo, come è già stato detto, perché questo intervento di potenziamento dello 06 punta sull'intelligenza, sulla lotta alla dispersione, sulla qualità degli apprendimenti, non solo per la ragione già ricordata e come è stata definita di armonizzare i tempi e le funzioni dei genitori e del lavoratore, ma anche perché ormai è evidente che i territori che creano lavoro sono i territori dove si concentrano alti livelli di istruzione, alti livelli di capitale umano, sono quelli i territori, le nuove differenze e disuguaglianze tra i territori sono fondamentalmente queste, dove ci sono attività produttive, attività economiche che attirano alti livelli di istruzione del capitale umano e creando dei circoli positivi. È evidente che i servizi all'infanzia, lo dico con tutte le ricerche, sono degli elementi principali che attirano alti livelli di capitale umano, cioè una alta qualità dei servizi all'infanzia, sono una delle ragioni che attirano investimenti, attirano capitale umano e quindi creano lavoro. È una pezzo di politica industriale, dovrei dire, provocando investire nei poli di rifatto per la legge etichetta della creazione di lavoro, non solo di alti livelli, ma poi dimostrano le ricerche che dove si creano lavori, posti di lavoro di alto livello, di alta tecnologia, seguono anche lavori di qualifica inferiore e si crea più di lavoro per tutti. Queste sono le ragioni. Mi pare che lo strumento fondamentale per raggiungere questi obiettivi della generalizzazione e dell'espansione al livello europeo del 33% per lo 03 è quello del sistema integrato. Il sistema integrato però funziona da alcune condizioni, le cito anche per titoli perché i tempi sono ristretti. Il primo, ci vuole un forte impulso nazionale. Un forte impulso nazionale vede come passaggio preliminare il superamento del 03 come servizio domani individuale e vede un piano specifico per risorse specifiche mirate sullo 06 e vede, secondo me, una unificazione centrale del Ministero dell'Istruzione. Queste cose qui ci sono perché sono dei punti di forza. Dopodiché tutto il resto deve essere fortemente decentrato sul territorio, cioè il sistema integrato da questo punto di vista ha valore proprio perché ha la capacità di promuovere le iniziative sul territorio, le infinite sinergie e integrazioni che si possono creare per espandere effettivamente i servizi, si possono fare solo a livello territoriale, ben sapendo che non è soltanto una questione di costi, di spendere un po' di meno, di fare sinergie, cosa utilissima ovviamente in una situazione del genere, ma è anche una questione che, lo vediamo anche nell'altro grande sistema integrato che dovrebbe nascere, quello dell'apprendimento permanente, ci sono determinate risposte che solo l'integrazione e la sinergia tra pubblico e privato possono dare, dove il pubblico da solo non ci arriva, è anche un problema di specificità di fronte alla diversificazione delle domande sociali. Quindi questo è importante, però è evidente che occorre privilegiare l'investimento pubblico, non è solo la regia pubblica, è importante anche l'investimento, la difesa di una parte di offerta pubblica che ha ovviamente la funzione fondamentale, oltre che di dare la risposta diretta, di rispondere a determinati pubblici, ha anche la funzione di avere alti livelli qualitativi e quindi di essere da modello di riferimento. L'altra questione è quella legata alle condizioni perché la legge, una volta approvata, si possa effettivamente, qua sono due punti, si possa effettivamente attuare. Allora, questo tipo di leggi è il classico esempio di situazioni dove l'approvazione della legge non è sufficiente, poi occorre un forte dialogo sociale, un forte coinvolgimento dei corpi intermedi, e allora quando superiamo alcune polemiche che secondo me inutili, il dialogo sociale è una pratica europea dove ovunque ci sono sistemi integrati,
c'è un forte coinvolgimento delle forze sociali, dei sindacati, delle organizzazioni del terzo settore, cioè c'è un, se non c'è il suo corpo sociale forte, un sistema integrato non può realizzarsi, come pure finisco effettivamente la questione in questo senti, c'è un problema di anche quello, ma insomma c'è un senso. Ok, allora la questione del contrattuale, è vero che la qualità del servizio in gran parte è data dai titoli di ingresso di formazione alta universitaria, e poi la soluzione bisogna studiarla, comunque io ho studiato alcune cose interessanti su come trovare la soluzione, tuttavia poi contano molto le condizioni di lavoro. Allora è importante avere regole anche sulla qualità contrattuale per evitare danni contrattuali, altrimenti la moneta cattiva scaccia la buona. Quindi questo è un altro punto che va meglio precisato nel disegno di legge, come pure la stabilità del rapporto di lavoro. Siccome la formazione continua, l'apprendimento permanente dei lavoratori è essenziale per mantenere alta la professionalità, se non c'è stabilità del rapporto di lavoro, né il datore di lavoro né i lavoratori investono sulla loro professionalità. Tre rapide questioni, intanto mi iscrivo subito al Briacatura, non tanto obbligato. Allora, tre questioni, cultura dell'infanzia, anticipi abrogati e scuola dell'infanzia come anello di congiunzione tra lo 03 e tutto quello che viene dopo. Allora, sono tre punti che io personalmente ritengo fondamentali e che in questa legge ci sono. Allora, cultura dell'infanzia. Prima il professor Farnè diceva, io vado spesso al sud, come mai che gli investimenti non si fanno? Anch'io ci vado e ho assistito tre mesi fa, facendo parte del comitato di indirizzo e sorveglianza dei fondi del piano di azione e coesione, ho ascoltato amministratori autorevoli che sono sindaci, che al tavolo hanno detto la prima cosa che occorre fare a questo tavolo è quello di decidere dove reindirizzare i fondi dell'infanzia, perché a noi non ci servono. Abbiamo i nonni, le mamme non lavorano, allora questo è un problema che si risolve, secondo me, solo ed esclusivamente lavorando sulla cultura. I bambini sono un investimento, sono sviluppo, ma tra il dirlo e realizzarlo c'è di mezzo la cultura. Quindi abbiamo bisogno di andare presto, dobbiamo andare presto, io sono d'accordo con Alberani, è andato via, bisognerebbe che ce l'avessimo prima dell'estate questa legge, aspettiamo che escano i dati dell'Istat della veloce di luglio e tremeremo. Però io credo che ci sia bisogno di fare un'azione che dobbiamo decidere di fare tutti insieme, di andare al sud con l'idea che bisogna aiutare a sostenere la cultura dei bambini come sviluppo del paese, se no non ce la facciamo. Punto 1. Punto 2. Non a caso iniziative come queste, adesso abbiamo poco tempo, lasciamo perdere i ringraziamenti, ma non bisognerebbe mai lasciarli perdere, per fortuna ci chiamano un po', ma Torino, Asti, Genova, Sanremo, Firenze, Lucca, Bologna, il più in giù che si va è Roma, e dalle altre parti non sanno, in giù non si sa nemmeno che ci sia. È un problema, non può essere un problema di quelle parti lì, è un problema del paese. Vado avanti, anticipi abrogati, ebbene sì. Una delle tante di quel disegno, sono molto d'accordo con il presidente della commissione Martucci, noi ci credevamo che agissero in maniera estemporanea, c'era un disegno precisissimo e ce ne accorgiamo adesso con le macerie culturali che hanno fatto, e purtroppo quel disegno di natura fortemente culturale non siamo stati in grado di rispondere. Abbiamo cercato di fare opposizione ai tagli, ma i tagli erano la causa, mica l'effetto, cioè sostanzialmente li hanno potuti fare perché non c'era la cultura che ha fermato, penso al tempo scuola e tutta un'altra serie di questioni. Apparentemente la scuola dell'infanzia non è stata toccata,
apparentemente, perché quando si va alla deriva culturale, ha ragione perfettamente Tullia, di non essere guardati è peggio di essere attaccati. Allora, in quel disegno, alla risposta a un diritto da rendere esigibile, che era il diritto formativo, come hanno risposto? Bambini e genitori, adattatevi, perché anticipo vuol dire che io devo fare quello che è pensato per altri più grandi di me. Non ce la fai, corri. I risultati dell'Invalsi, dopo 8 anni, ci hanno dimostrato che correre dal punto di vista dell'apprendimento danneggia. Quindi dati Invalsi, bisognerebbe tenerne conto. Abroga tutto questa legge, solo l'anticipo nella scuola dell'infanzia. Troveremo il modo, adesso abbiamo bisogno di andare, ma bisogna, non è che l'anticipo nella scuola primaria si possa fare. Cioè, non si è potuto affrontare, mi hanno spiegato, ma è un punto, perché io credo che questa sia la vera vigliaccata che è stata fatta nei confronti dei bambini e non possiamo rimanere lì a guardare. Terza questione, questo è un punto che a me personalmente sta molto a cuore. Io vengo dalla scuola statale e non sapevamo, facevamo le formiche col, sono grande, sono nonna, sono vecchia, facevamo le formiche col caffè. Noi nella scuola statale abbiamo imparato tutto, tutto dalle scuole comunali di questa regione della Toscana. A un certo punto si è rotto il filo di interconnessione culturale e pedagogico. Ora va ricostruito. E la scuola dell'infanzia, in questo disegno di legge, noi parliamo di 06, ma c'è scritto, nella continuità, non qua a Roma, ho imparato un'espressione, è il dovere della responsabilità di chi governa il progetto, che non c'è dubbio deve rimanere nel pubblico, perché se noi abbiamo un pubblico debole, tutto quel che viene dopo, immaginandosi il pubblico debole, copia, e copia non buono. Questo è l'altro punto, che su questa, il dialogo sociale, l'attuazione, è un punto che dovremmo assolutamente tenere vigilato. Ho finito, tante cose da dire. Grazie mille Francesca per essere qui a parlare di questa legge, a Figli di Bologna per l'invito, è stato già detto praticamente tutto, cercherò di stare ancora meno che nei 5 minuti per dire 2 cose che mi interessano e dare anche, come dire, la conferma dell'importanza dei punti segnalati dagli altri interlocutori. I livelli essenziali, il diritto all'educazione prescolare insieme alla funzione educativa dei servizi connessa alla funzione di armonizzazione e sostegno della famiglia sono gli aspetti secondo me fondamentali di questa legge e ringrazio di poterne, insomma, vedere gli effetti a breve. Il, come operatore però che agisce nell'ambito della cooperazione sociale in Emilia Romagna e che da più di 20 anni opera a fianco delle amministrazioni locali con un impegno, devo dire, costante della mia cooperativa e di tutte le cooperative che conosco nella coprogettazione, co-costruzione, è vero quello che diceva prima, abbiamo copiato i buoni modelli ma li abbiamo anche integrato con la nostra capacità e abbiamo costruito un sistema pubblico-privato in questa regione di servizi educativi all'infanzia di cui credo possiamo andare fieri. Da questo punto di vista segnalo con forza le grandissime fatiche di questo momento storico. La relazione introduttiva della legge, prima Francesca parlava di sistema che sta crollando, di spinte regressive, di servizi all'infanzia che operano senza condizioni minime di qualità, questo è sì il prodotto della crisi ma anche della difficoltà che hanno vissuto le amministrazioni comunali finora lasciate sole. Quindi da questo punto di vista grazie di venire al loro fianco e quindi anche al nostro fianco, però dobbiamo andare avanti, mettere in sicurezza il sistema, concludere nella nostra regione il percorso dell'accreditamento, assolutamente, se no rischiamo di fare molti passi indietro. Aggiungo una sola e ulteriore segnalazione nel merito del tema della sperimentalità e dell'innovazione. Su questo punto ho letto il documento dell'associazione Miti che chiedeva di abrogare la menzione sui servizi sperimentali e innovativi. Chiederei di rifletterci ancora, ancora un momento, perché il cambiamento nell'ambito dei servizi, come nell'ambito di qualsiasi espressione della vita, è
è una realtà. Noi possiamo decidere di governarlo oppure rischiamo di subirlo. Noi abbiamo fatto esperienze molto positive, richiamo anche la direttiva della Regione Emilia-Romagna che ha costruito, diciamo, una matrice generativa e di controllo delle sperimentazioni prevedendo degli iter specifici. Io richiamo in questo caso Francesca a riflettere nuovamente su questo tema. Grazie. E poi Daria Quarta. Anch'io taglio i ringraziamenti per risparmiare tempo concentrare l'attenzione su un aspetto in particolare che è congiunto nell'articolo 10. Sottolineo, e qui faccio un ringraziamento, l'importanza dell'aver introdotto nel comma 3 l'aspetto della deducibilità per le aziende. Lo ritengo ottimo perché nel mio territorio c'è un'azienda che ha pagato una educatrice domiciliare ai suoi dipendenti, non ha potuto scaricare nulla e mi facevano notare appunto l'assurdità che se pagano un'auto, se danno l'auto al dipendente, possono, dandogli gratuitamente il servizio, non ha, ha trovato solo delle grandissime complicazioni, compreso il fatto che si è dovuto iscrivere il datore di lavoro perché l'educatrice era come se fosse una colf, quindi l'ha dovuto fare non come azienda ma come singola persona, che è una cosa paradossale. E quindi ottimo questo aspetto che va ampliato. Allora, una riflessione: è vero che c'è il calo della domanda dai mesi, ma se è vero che noi con questa legge vogliamo entrare in un'ottica di apprendimento, io trovo gravissimo che siccome il calo della domanda sappiamo tutti perfettamente che è solo in parte dovuto al calo demografico, ma è soprattutto dovuto alla crisi e al fatto che le regole tra nidi e scuole di infanzia sono totalmente diverse, quindi insistere sull'apprendimento, il far capire che devono, che è una scuola, che è istruzione, che è apprendimento permanente, quindi questo è un aspetto importante che questa legge cerca di operare e che peraltro è vissuto anche qui in modo diverso all'interno del nostro territorio. Per esempio nel mio territorio l'11% degli stranieri va ai nidi, il 20% va alla scuola d'infanzia, è un aspetto importante in termini di apprendimento e di coesione sociale non da poco, ovviamente anche rispetto a un riequilibrio, rispetto all'attenzione al modo di proporre il servizio, non come servizio ma come apprendimento, anche appunto nell'Italia, al di là delle diverse province delle regioni. Vi dicevo, nell'articolo 10 il tema che a me preoccupa è il tema della copertura della partecipazione delle famiglie, che viene definito come massimo 20%. Io quando l'ho letta sono saltata sulla seggiola, perché nel mio comune c'è una copertura del 30% del servizio da parte delle famiglie e ne facevo anche vanto di essere riuscita a arrivare, usando peraltro le rette come un obiettivo indiretto, come la redistribuzione del reddito, perché di fatto c'è chi paga meno, c'è chi paga di più usando l'ISEE, facendo una retta puntuale, individuale, neanche per fasce. E quindi andare a mettere un vincolo di questo tipo, se mi arriva il 50% dallo Stato mi va bene, perché posso abbassare le rette e fare quel lavoro che dicevo prima e riequilibrare anche il tipo di retta fra infanzia e nido. Ma se va avanti solo un aspetto, diventa un boomerang pazzesco, perché vuol dire abbassare il livello di offerta. E quindi questo aspetto, legato anche al fatto, l'osservazione che faccio rispetto a questa legge: si parte con 0,6, importante, poi in tutto la scrittura spesso emergono i nidi e non emergono altrettanto in modo paritetico invece le scuole d'infanzia, tenendo conto che nelle scuole d'infanzia il tema del sistema integrato dell'infanzia statale, che è un aspetto importante, perché anche il tema delle reti sull'infanzia statale è un aspetto non da poco, perché siamo vincolati e non ci possiamo giocare. L'ultimo aspetto telegrafico, rispetto al tema del riequilibrio dei servizi 0,6 non statali, l'articolo 14, che rischiamo che alla fine paghiamo il 50% delle statali se non definiamo meglio,
è un tema che non compare, ma che è importante, il tema dei disabili degli alunniati, che a mio parere dovrebbero essere coperti al 100% in qualunque servizio entrino, che è un problema serio, perché noi chiediamo alle scuole paritarie di, per avere l'accreditamento, di prendere tutti e poi dopo si arrangiano loro nel servizio. Bene, la dottoressa Daria Quaglio, poi Rosario Cattini. Buongiorno a tutti, ho un boccione, quindi mi sentite anche se mi sto attaccando al telefono. Va bene, molte cose sono già state dette, quindi non vi rubo altro tempo perché ci saranno altri interventi. Volevo soltanto attirare la vostra attenzione su un aspetto che è stato, diciamo, approfondito dal professor Zamagni, che è il tema della conciliazione e dell'armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. E penso che alcuni di voi avranno visto gli articoli che sono apparsi su Repubblica e anche un intervento che è stato fatto sul TG3 a proposito dell'innovazione dei servizi. Allora io credo che se all'interno della legge, ma soprattutto se chi si occupa di governance territoriale non si pone il tema di che cosa sia l'innovazione, il rischio è che l'innovazione venga letta come le proposte che sta facendo di fatto Repubblica, perché io non credo che un giornale non si ponga il tema, insomma, di creare cultura nella cittadinanza, un certo tipo di cultura. Per cui quegli articoli parlano appunto dei media H24, cioè di media innovativi, proprio perché tengono aperto il servizio tutto il giorno. Allora, io penso che chi fa proposte di questo genere e anche i servizi che si immaginano innovativi proprio perché vanno in quella direzione, non si pongono mai il tema di che cosa sono veramente i bambini e quali sono i bisogni dei bambini. Guardate che stiamo rischiando di andare verso genitori a ore e servizi con funzioni genitoriali. Daria Quartia, Rosanna Facchini, poi l'assessore Picardi, poi Gabriele Benissimo. Quasi intervengo solo per dire grazie che Luffe, perché mi ero annotata tutte le cose che hai detto, anche perché l'aggiramento del costo del servizio a domanda individuale nella nostra regione, nei nostri comuni, legittimamente, giocando sul bilancio, l'abbiamo sempre fatto, quindi stabilirlo in maniera, scusate, no? Richiamavo l'attenzione di Francesca perché l'intervento di Cleof mi sembra in nucleo, perché la possibilità legittima di giocare sul bilancio per abbassare, Bologna faceva pagare il 17 a suo tempo, non sto parlando quasi 30 anni fa, per dire che era possibile, no, poi si è dovuta adeguare. Io volevo richiamare l'attenzione su questa cosa, quindi Cleof scrivicela per bene, che la mettiamo anche nella rivista, poi comunque resta a documentazione, perché credo che aver avuto esperienza di amministrazione comunale in questo settore sia fondamentale e la voce comunque più molto si sente, perché questo è un disegno di legge che ascolta molto. L'innovazione, se vedete innovazione, c'è anche l'innovazione concettuale. Io ormai è 30 anni che dico bisogna rifare il calendario, una riforma del vocabolario, perché diciamo le cose in una maniera assurda, perché togliere finalmente il nido dai servizi a domanda individuale e metterlo nel Ministero della Scuola, chiamiamola così, vi ricordo giusto proprio così per due battute, i nidi sono stati alternativamente, secondo come girava un governo o l'altro, al Ministero della Sanità pareva una patologia, il Ministero dell'Interno pareva un problema di ordine pubblico. Finalmente stanno dove devono stare, stanno dentro la scuola, perché la formazione si ha diritto alla scuola da quando si nasce fino alla fine, dico io. L'ultimissima cosa, e non vorrei che sembrasse davvero la critica della critica, ma nelle coperture finanziarie ho trovato una roba, il comma 5, che devolve
gli introiti del gioco. Io non sono mai stata felice che lo Stato si finanzi con il gioco, poi rincorriamo la ludopatia, poi abbiamo delle spese della sanità, abbiamo delle famiglie che vanno in rovina perché si giocano la pensione. E voglio ricordare solo una cosa che sto facendo adesso nel mestiere che faccio adesso, da felice pensionario che faccio la Lega dello SPI, e sapete che le Camere del Lavoro insieme alla Lega fanno gli accordi territoriali. Bene, nell'applicazione della TASI abbiamo individuato un meccanismo particolarmente articolato per dare delle detrazioni significative agli esercizi commerciali, bar, tabacchi, circoli, arci compresi, che tolgono le slot machine e tolgono i giochi, proprio perché bisognerà anche. Allora, l'unica cosa che mi stringo in una legge per i diritti dell'infanzia, per il diritto di cittadinanza, a partire da quando nasce fino a quando muore, che si incrementi, se è possibile, dico io, trovare un'altra copertura finanziaria un pochino più moralmente accettabile, forse questa legge, e per piacere calendarizzarla per tempo, se non entro, sì, benissimo. Ecco, almeno che possiamo festeggiare il 31 dicembre del 2014 per un 2015 dove appena nasciamo siamo cittadini davvero di questa Repubblica. Tardi, poi Gabriele Ventura e poi il dottor vogliamo terminare l'ultimo intervento della nostra responsabile. Grazie, vado per flash perché credo che sia importante anche dare a Francesca l'opportunità, insomma, di raccogliere le sollecitazioni molto molto importanti e interessanti che sono venute questa mattina. Però un grazie davvero lo voglio fare a Francesca Puglisi per il lavoro fatto per arrivare a questa legge di cui, come tanti hanno detto, c'era fortemente bisogno, ma anche per la modalità con cui ha lavorato dalla presentazione della legge fino ad oggi. Davvero un grande ascolto, non solo nelle sedi formali in settima commissione, ma anche in tante occasioni informali, ma altrettanto importanti come questa, proprio perché questa legge deve essere, diciamo, il frutto di un lavoro comune, condiviso di tutti quelli che per ruoli, competenze, ma anche per scelta, hanno a cuore il tema dell'educazione e della formazione nel nostro paese. Voglio sottolineare brevemente alcuni punti che sono stati già affrontati, quello dell'importanza del tema dell'unitarietà dello 06, non si ferma sul valore culturale e profondo di questa visione, pur nella consapevolezza, però, come molti hanno messo in evidenza, della complessità di affrontare questo tema in un paese in cui i due sistemi sono regolati da norme differenti, hanno canali di finanziamento molto differenti, in alcuni casi come lo 03 lo si è detto, è tutto lasciato ai bilanci dei comuni, e dunque quello che noi vogliamo dire e ribadire, diciamo, come convinzione sul piano politico, ma che questa norma dice, quindi parliamo di un diritto all'educazione, in realtà è qualcosa che ancora oggi dipende da dove uno nasce e ha l'opportunità di vivere e crescere, e quindi questo è un elemento di grande rilevanza. Ma come qualcuno diceva, estremamente rilevante anche l'aspetto che in questa legge si sottolinea, che è quella della necessità di ridefinire le responsabilità economiche. Parlare di diritti e basta non serve, abbiamo bisogno di rendere questi diritti esigibili, e noi nei nostri territori come amministratori cerchiamo di fare questo ogni giorno, ma c'è bisogno di farlo in tutto il paese, perché anch'io credo che ce la potremo fare se ce la faremo come paese, e quindi, come dire, avere paesi, un paese a più velocità anche rispetto al tema dell'educazione, della cultura, dell'infanzia, è qualcosa che ci frena complessivamente. Il tema ancora della qualità, di un sistema integrato, che è qualità di un sistema e non solo di una sua parte, perché come si diceva benissimo prima, ai bambini non importa chi gestisce il servizio, quello che conta è la qualità dei processi educativi che in quei servizi e in quelle scuole che essi frequentano viene dato a loro. Quindi il tema della
ridefinizione delle responsabilità economiche, ma anche di una governance, se lo ricordava bene Tullia Musatti, che deve essere, diciamo, fortemente, saldamente in mano alle amministrazioni. Poi come amministratore, lo voglio sottolineare, è una preoccupazione, Francesca Puglisi lo sa, di tutti gli amministratori, il tema delle risorse. Bene escludere questi servizi dal patto di stabilità, ma credetemi, prima ancora dei vincoli del patto di stabilità, oggi uno dei problemi essenziali è quello delle risorse. Le risorse sono sempre meno sia per le famiglie, ma sono sempre meno anche per i comuni. Lo 03 ha una, è stato detto, uno sviluppo territoriale molto diverso tra il nord e il sud, ma guardate, c'è un arretramento forte anche nel nord. Ci sono nidi che si svuotano perché le famiglie non sono in grado di sostenere le rette, e quindi non per un problema culturale, ma ci sono anche difficoltà forti dei comuni ad adottare delle politiche tariffarie che invertano questa tendenza. E quindi la preoccupazione degli amministratori è non solo dobbiamo raggiungere quei livelli, ma li dobbiamo assicurare, e dunque gli investimenti e la responsabilità dello Stato, non solo per chi per una mancanza di cultura dell'infanzia non ha ancora raggiunto quei livelli, ma anche in tutti quei territori in cui l'impegno decennale delle amministrazioni è proprio quello di un investimento forte sull'infanzia. Davvero, non lasciate sole le amministrazioni e le famiglie, perché altrimenti questo grande investimento sul nostro paese faticherà ad avere, a avere vita. Grazie. Dunque, io tirerei a fare addirittura un passo oltre. Sono talmente favorevole al fatto che ci sia un intervento legislativo che mi raccomanderei semplicemente che nel proseguo si tenga conto della necessità di concludere secondo degli obiettivi essenziali, anche tenendo conto delle trappole o degli effetti concomitanti di processi collaterali che si danno. Allora avevo già avuto occasione, a notazione politica, avevo già avuto un modo di far presente alla Francesca che ci sono altre mosse in giro per l'Italia, perché l'Italia è fatta in modo strano. Per esempio succede che da Roma in giù la materna sia sostanzialmente gratuita, e da Bologna in su sia sostanzialmente una cosa che prevede che le famiglie paghino, sia che, perché ci sono più scuole non statali. Nel Lombardo Veneto segnalo che c'è una scuola materna statale su 4 esistenti. Se sono incazzati in Veneto, c'è anche questo motivo, ci sono tanti motivi di essere, sono anche un po' fuori in testa in Veneto, devo dire. Però se una famiglia deve pagare 10.000 euro per pagarsi la materna in un triennio, 10.000 euro, cosa che non succede da Roma in giù. Quindi, se il Veneto, Regione, ANCI, parlamentari stanno elaborando un disegno di legge per rivendicare l'attuazione integrale e immediata del titolo quinto, dateci i soldi che poi la scuola la gestiamo noi, ci saranno dei motivi, e per contraddirli bisogna avere degli argomenti, che degli argomenti non solo teorici, anche politici, anche delle proposte. Che poi l'assessore che vede, se uno fuori di testa pensi di poter gestire il monte stipendi degli insegnanti statali per riciclarlo come crede lui, è una follia che ha in testa solo lui, però per dare la misura di come si possono sviluppare in Italia dinamiche secessioniste, prima che sul livello istituzionale, sul piano culturale e sociale, perché questo è un aspetto di tempo. Credo che il sottosegretario Reggi, che ha detto cose che mi ha confortato molto oggi, abbia dovuto andare via presto, anche perché a Roma oggi c'è l'udienza di Papa Francesco con tutte le scuole d'Italia, non solo paritarie, e quindi ci saranno delle sollecitazioni per uscire per esempio da questo fenomeno demenziale che negli anni parte con un sottodimensionamento del capitolo di spesa per le scuole paritarie, compreso quello dei comuni, per poi andare a raccattare dei soldini. Stava facendo. Mi soffermo su un punto, quando Reggi diceva se un quarto del totale dovrebbe essere un quarto di finanziamento, io avrei già da corredargli dei calcoli di dettaglio del tipo che do un'attuazione ma oltre. Quando si dice il 50% dei costi a carico dello Stato, consiglio di precisare qual è la platea.
che se il 50% dei costi carico lo Stato è ciò che lo Stato ancora non finanzia, firmo subito, dimmi, firmo anche tre volte. Se invece il 50% è sul totale, non sono mica d'accordo, c'ha ragione la Maria Filippi, nel senso che da, siccome è vero quello che dicevo prima, da Roma in giù, essendo che le scuole materne sono 70-80% statali, lo Stato è ben oltre il 50% della copertura dei costi. Quindi noi dobbiamo dire che vogliamo la copertura del 50% dei costi dei servizi paritari, per essere chiari. Se no, se c'è l'ambiguità che comprendiamo nel calcolo anche la scuola statale, ci tiriamo la zappa spiede solo. Ma vi do la misura di cosa vuol dire in termini economici, dati anno scolastico 2007-2008. Totale sezioni in Italia di scuola materna 73.000, 42.000 statali, equiparate statali, cioè Val d'Aosta, Trentino, mettiamo le statali, non contano, le non statali sono 28.000. Siccome il costo medio di gestione sono 100.000 euro, se vogliamo coprire tutti i costi delle materne paritarie non statali, 28.000 per 100.000 fa 2 miliardi e 8 di euro. Se vogliamo mettere a carico dello Stato il 50% sono 1,5 miliardi di euro. Dopodiché, se vogliamo che il passaggio intermedio sia il raddoppio dei contributi attualmente previsti, cioè da 10.000 più 6.000 a sezioni a scuola a 25.000, basta meno, perché sarebbero 700 milioni più 115, cioè 815, ma dobbiamo passare da 500 milioni precari a 815 garantiti. Questo per dire che c'è un problema ordinamentale che la legge può risolvere. Io sono totalmente d'accordo con la proposta di Mantovani sulla formazione universitaria, così come ha detto. Dopodiché c'è un problema anche tattico che deve corrispondere a delle esigenze di consolidamento, di integrazione, poi possiamo aggiungere di responsabilizzazione anche delle famiglie, se volete, non dico mica di no, però con una razza, perché le famiglie delle scuole statali non pagano se non la refezione, di qualificazione. Quindi io proporrei, concludendo, di sostenere questo processo facendo attenzione agli elementi collaterali, di approfondire gli aspetti che vanno approfonditi in chiave attuativa. Non so se ci sono due tempi, l'approvazione di una legge di ordinamento, di indirizzo e di provvedimenti attuativi, e poi per favore con le emergenze, perché se noi ci troviamo a fare i fronti adesso, sembra, speriamo di no, col fatto che ci calano i posti in organico di diritto quest'anno sull'anno prossimo, intanto che facciamo la legge ordinamentale dobbiamo recuperare 300 posti per l'Emilia Romagna, se no ci tocca aprire il radio ridotto o chiudere le sezioni, intanto che facciamo gli ordinamenti nuovi, no? Quindi c'è l'ordinamento, c'è un pensiero che andrebbe anche oltre, lo cito solo ma non lo approfondisco, perché dico che i diritti, lo dico così, i livelli essenziali vanno bene, ma le affermazioni di diritto non posso riguardare una percentuale, le affermazioni di diritto, il diritto è tale se riguarda il 100% dei nati, che non può essere coincidente con i nidi. Ma non posso accettare culturalmente che io faccia un'affermazione sul fatto che il diritto a cosa? Alla formazione, alla cura, riguarda il 33% dei bambini. I diritti sono tali per il 100% o non lo sono? Quindi si deve trovare altri strumenti. Dobbiamo vedere che era responsabile delle scuole del diritto. Tutti. C'era prima. Due riflessioni semplici. Io concordo con tutto quello che è stato detto. La legge 06 va fatta, approvata, è una legge nazionale, quindi avrà la sua ricaduta come legge nazionale su tutto il paese, potrà essere interpretata, potrà essere criticata, però darà un segno, darà un'impostazione, e quindi va portata avanti, approvata e resa esecutiva. I finanziamenti io non ho problemi per chi, perché per cui non ho, ma quando il bilancio dello Stato spende, insomma, i soldi sono tutti uguali. Volevo solo portare l'attenzione anche al problema della primaria, perché dopo 06 anni viene la primaria. C'è un'operazione di corrosione per questi anni, che ogni volta che c'è un'approvazione della legge finanziaria si toglie qualcosa.
Nella scuola primaria il tempo pieno è la migliore relazione possibile, perché ci permette di risolvere tante problematiche. Le classi sono sempre più piene, sempre piene di complessità, e c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di serenità. Il tempo pieno ogni volta viene un pochino ridotto. Credo che chi opera in Parlamento, chi ha responsabilità come sottosegretario, debba stare attento a queste cose. Il tempo pieno 44 diventa 40, manca di compresenza, c'è la ricaduta negativa. Il tempo normale era 32, diventa 27, si riducono le ore. Ridurre le ore vuol dire avere meno tempo, meno possibilità per i nostri ragazzi. Una scuola primaria è in grado di dare tanto. Se una scuola primaria non dà tutti gli strumenti ai nostri ragazzi per il passaggio successivo, è difficilissimo. Quindi questo volevo solo osservare, perché 06, poi 6-11 bisogna veramente dedicare la massima attenzione. Grazie. Grazie. Sì, io darei la parola a Fulvia Lorenzo, che è la responsabile scuola del PD di Bologna, e poi per le conclusioni a Francesca Puglisi. Voglio ringraziare particolarmente la consigliera regionale Paola Merani, che ha seguito tutti i nostri lavori e che ha rinunciato a intervenire, ma che ci darà, sono certo, un contributo ugualmente per la nostra edizione. Bene, allora Puglia Moretta e poi Francesca Puglisi. Allora, direi che tutto molto è già stato detto. Chiaramente un ringraziamento anche da parte nostra a Francesca. Francesca sa che in questa proposta di legge c'è anche un lavoro pregresso partito proprio da Bologna, e partito grazie anche alla collaborazione di persone che oggi ricoprono altri incarichi, ma che compreso Davide, che di fianco a Francesca hanno sempre dato il loro contributo. Io credo che questa legge sia finalmente un passaggio importante. Sia importante, sia compito del Partito Democratico ovviamente in questo essere di fianco agli amministratori nel territorio, ma anche ai nostri rappresentanti politici in Parlamento, proprio quando operazioni di questo genere vengono fatte. Io credo che ovviamente, come tutte le leggi, ha bisogno di, come tutte le proposte, di qualche piccolo accorgimento. Alcuni suggerimenti sono usciti oggi. Secondo me ci sono però dei punti importantissimi, quello di mettere insieme questa fascia di età, che è importante, che come abbiamo detto oggi è gestita in modo separato e crea difficoltà anche nel passaggio e nella continuità, perché ricordiamoci che appunto, io lo dico da insegnante, i ragazzi, i bambini hanno un percorso lungo e delle volte ci sono delle fratture che sono dannose soprattutto per loro. Io credo che creare il più possibile percorsi di continuità sia fondamentale. Credo sia importantissima la formazione. Io vorrei che mi obbligassero a formarmi, mi devo arrangiare a formarmi, vorrei essere obbligata a formarmi. Credo che la proposta della professoressa Mantovani sui titoli, ho sentito anche altri, sia la più condivisibile, la più attuabile dato lo stato presente della situazione, dei percorsi formativi. Quindi secondo me è un ragionamento su cui si può intervenire, insomma si può fare anche provare, credo, a fare qualche riferimento. Credo che, io se ho capito bene, anche il tema del 50% sia un discorso nazionale, quindi chi ha di più a livello statale forse dopo si troverà a aver di meno, dovremo ragionarci, non lo so. Certo è che dobbiamo cercare di dare lo stesso servizio, non può essere che nascere in punti diversi dell'Italia dia risultati diversi. Questo io credo che per il Partito Democratico sia inaccettabile. Dico di più, io, visto che abbiamo dietro l'angolo anche le elezioni europee, io credo che, come dico sempre, siccome andiamo sempre a vedere i modelli esteri, non guardiamo quello che abbiamo in casa, condivido anch'io che il modello bolognese, anche se più famoso di quello, non per questioni di localismo, è forse meno famoso di quello di Reggio Emilia, ma è altrettanto valido, così come ce ne sono altri. Ecco, credo che questo sia, per esempio, un modello utile anche per l'Europa, lo dico francamente, perché
tante volte in generale sulla nostra scuola sputiamo addosso noi stessi, per primi noi stessi che ci lavoriamo dentro, però abbiamo degli esempi molto positivi su cui dovremmo ragionare e veramente fare un discorso che addirittura va oltre il nostro territorio italiano. Se vogliamo, visto che adesso parliamo anche di, come dicevo prima, delle elezioni europee, diventare un'Europa unita anche dal punto di vista educativo e formativo dei ragazzi. Guardate, questo sarebbe veramente un sogno, poter avere dei ragazzi che sono nati in Francia, sono nati in Italia, sono nati in Inghilterra, in Germania, in Romania o che altro, possono tranquillamente fare un passaggio, acquisite i fondamenti della lingua del nuovo paese, tranquillo, da una scuola all'altra, da un livello scolastico all'altro, da 0 a 24, come si dicevo prima. Secondo me questo dovrebbe essere uno dei, un obiettivo alto che dovrebbe però raggiungere la nostra Unione Europea. Quindi grazie per questo primo passaggio e poi chiaramente tutte le sollecitazioni, se ci sarà bisogno anche di avere altri momenti di incontro, anche con oggi per esempio i genitori erano meno presenti a questo qualcosa, però ecco, quindi anche una cosa di questo genere ovviamente sempre al fianco di chi fa queste proposte. Grazie ancora. Voglio dire, su quanto riguarda i genitori, che abbiamo già in essere un rapporto, anche con una proposta interessante di un gruppo per fare appunto un approfondimento specifico. Francesca, purtroppo. Allora, grazie innanzitutto di cuore a tutti voi per questa mattinata davvero straordinaria per me, che sto continuando a lavorare sul testo di legge per continuare a migliorarlo. È stato il Presidente che mi ha concesso, e non è di solito così che funziona, di essere non solo prima firmataria ma anche relatrice. Un po' me la canto e me la suono, ma facendo parte, cioè contando su questa enorme squadra che siete tutti voi, che siete qui oggi, che sono i colleghi che stanno in Parlamento, il punto di riferimento solido che abbiamo adesso con Roberto Reggi, l'avete sentite le parole pesanti che ha detto qui, e anche di questo Presidente di Commissione che ci, chiede, che ci crede davvero molto. Voglio dare, dopo questo ringraziamento davvero di cuore, voglio dare qualche anche aggiornamento, perché appunto il lavorare insieme e cogliere e utilizzare le antenne di tutti mi ha permesso per esempio su Assist di Ventura, che forse adesso è andato via, di apprendere di questa iniziativa veneta, e l'aggiornamento è che la riunione che ha fatto, che ha convocato la Regione Veneto su una proposta veneta di 06 è stata stoppata dai parlamentari, ovviamente impulso non solo i parlamentari del PD ma anche gli altri hanno convenuto che piuttosto che pensare a fare i separatisti veneti era meglio concentrarsi nel portare avanti questa legge che pensano sia una buona legge per la scuola e per l'educazione di tutti i bambini d'Italia. E quindi questo credo che sia anche un bel segnale. In commissione, io lo voglio dire, il clima è positivo anche con gli altri partiti, non solo di maggioranza ma anche di opposizione. Cioè, e tutti quanti hanno sollecitazioni dai propri territori, che dicevo prima, che o qui si fa qualcosa e si approva la legge velocemente, oppure a rischio non è solo chi non ha nulla, ma anche la sostenibilità di chi ha già e anche se ha già molto. L'altra cosa sull'organico di diritto, no? Perché visto che le sollecitazioni arrivano, voglio dare anche degli aggiornamenti su quella quota di 2000 insegnanti nell'organico di diritto che mancano, come dire, ci stiamo lavorando, la sollecitazione al governo c'è già, è già arrivata, grazie alla sollecitazione che è arrivata
dai sindacati e, dalle, e dagli amministratori locali, quindi come dire anche su questo siamo reattivi e cerchiamo di lavorare davvero insieme. Io non francamente sì, ecco un'altra cosa, ringrazio Laura Branca per essere qui, che fa parte di un'associazione che sta crescendo in questa città di genitori. Mercoledì avremo in audizione tutte le associazioni nazionali di genitori, dal CGD al Forum delle Famiglie, cioè stiamo davvero ascoltando veramente tutti. A proposito delle cose che diceva la rappresentante che dicevi tu di Ekman, mi ha molto colpito la richiesta, noi non l'avevamo previsto, che ci è giunta, li abbiamo già auditi, dei pediatri. I pediatri hanno chiesto per favore ascoltateci su questa legge e sono venuti a dirci anche loro per favore è una legge importante come strumento di lotta all'esclusione sociale, come strumento di supporto alla genitorialità. Allora io gli ho detto per favore però allora fate magari anche una campagna di comunicazione tra le famiglie che andare al nido fa bene ai bambini anche se si ammalano una volta in più, e loro dicono sì, lo diremo, perché si ammala, gli anticorpi si formano nello 0,3 e quindi è importante la frequenza del nido anche per questo. Quindi ecco, veramente io spero davvero che nella discussione che continuerà nelle prossime settimane, oramai le audizioni che ci restano sono poche, ci mancano le regioni che stanno lavorando in modo congiunto, commissioni welfare e istruzione della conferenza delle regioni per arrivare in commissione con un unico documento, credo che anche questo sia un'ottima cosa, e ci mancano i sindacati, la funzione pubblica, quindi le parti sociali, che la scuola l'abbiamo, i sindacati scuole confederali li abbiamo già sentiti, e poi avremo sempre a brevissimo, quindi nel giro di un paio di settimane dovremo chiudere le audizioni, tutto il mondo dei pedagogisti e degli insegnanti delle scuole dell'infanzia. Quindi ecco, credo che la cosa che condivido pienamente, tanto per dare alcuni spunti, anche io come diceva Tullia, la proposta che faceva Susanna Mantovani sul percorso di formazione degli educatori, e le chiederei proprio di metterlo nero su bianco, perché poi insieme a Reggi, al Ministero dell'Istruzione, dovremo aprire un tavolo anche su questo. È tanto il lavoro che ci aspetta, io spero però che appunto anche grazie al vostro sostegno questa legge, io spero, grazie al gruppo Nidi Infanzia Nazionale, ai sindacati, io la prossima settimana sono a Firenze, invitata dalla funzione pubblica, a Milano ci verrò senz'altro, sono già invitata dalla Rambaudi, cioè l'assessore regionale al welfare, che tra l'altro è presidente della commissione delle regioni a Genova, spero di andare presto nel mezzogiorno d'Italia, dove guardate, solo per, e poi chiudo perché abbiamo tutti fame, siamo stanchi, a proposito di come sia un'esigenza che nasce dagli amministratori locali di tutti i colori, è fondamentale il lavoro che faremo anche di limatura con l'ANCI, e quella riunione che mi ha così colpito, davvero ci sono assessori alla scuola di tutto l'arco costituzionale che stanno chiedendo di approvarla questa legge, c'è la Grillina di Parma come l'assessore di Palermo, di SEL, che anche lei dice quei fondi dedicati alle regioni obiettivo convergenza, se non hanno questa legge a supporto che dà le linee guida su come utilizzare quei fondi, ma soprattutto che dà una prospettiva di continuità alla sostenibilità di quei servizi che loro andranno ad aprire con quei fondi,
Beh, guardate, quei fondi non servono davvero a nulla. Ecco, allora, il lavoro che ci aspetta è tanto, io vi prego davvero di sostenerlo, noi siamo disponibili a fare le limature che servono e quindi grazie ancora davvero di cuore per tutto quello che fate, che farete e che state facendo. E un grazie particolare a PD di Bologna e a Davide Ferrari, che senza il suo aiuto non ci sarebbe stato questo.